pomeriggio, benvenuti a Studio Stadio. Salutiamo subito tutti quelli che ci stanno seguendo attraverso la TV e chi ci segue dalle frequenze di RGS. Ricordate che c'è anche l'app di RGS scaricabile gratuitamente che vi consente di seguirci praticamente ovunque. E seguiteci perché c'è grande attesa oggi per la prima partita di campionato allo Stadio Barbera. Siamo alla quarta giornata, ricordatevi che il Palermo ne ha da recuperare una e speriamo quanto prima, visto che si è risolto il caso Ricorsi, quindi oggi in questo fine settimana scenderanno in campo tutte e 20 le squadre. Dicevo, c'è grande attesa per Palermo, Feral, Pisalò, perché si ha tutto il desiderio di portare a casa la vittoria. Vado subito a salutare i miei ospiti in studio questo pomeriggio, li state vedendo, c'è sempre il primo della classe, Umberto Calaiò. Buon pomeriggio, Cinzia. Colui che grazie, è rimasto nel cuore di tutti i palermitani, tifosi e anche non, l'ex calciatore e allenatore Santino Nuccio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Ma non è finita qui, perché vado a salutare subito e do il benvenuto a Gabriele Messina, che è tornato. Gabriele, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio Cinzia, buon pomeriggio naturalmente anche ai nostri tifosi a casa. Oggi racconteremo un po' anche i loro umori e i loro commenti sulla partita. Certo, quindi diamo subito, lo vedono in sovraimpressione, il numero per i messaggi, verranno ovviamente letti da Gabriele Messina e speriamo ci sia una bella interazione, perché ci piace conoscere il sentimento, no Gabriele, della gente che segue la squadra. Beh, hai detto bene Cinzia, perché oggi al Barbera arrivano i Leoni del Garda per una prima sfida casalinga che inaugura questa stagione per il Palermo. Arriva un avversario con cui la tifoseria, devo dire, ha stretto anche un bel sodalizio sportivo. Lo vedremo, per cui continuate, inviate i vostri messaggi al 335-135-6928, li leggeremo in diretta durante tutto il corso della partita e vi aggiorneremo anche sugli i risultati degli altri campi. A proposito di questa sorta di alleanza tra i tifosi del Palermo e della Feral Pisalò, ce lo facciamo raccontare anche da Marco Placente, che in questo momento non è allo stadio ma è a casa, lui vive a Milano, è il nostro tifoso a cui siamo legati proprio ormai da un affetto che va avanti proprio dall'anno della promozione in Serie B, e proprio lì c'è stata una partita. Buon pomeriggio Gianmarco, intanto. Ciao Cinzia, ciao a tutti. Stavo raccontando di quella semifinale amara per la Feral Pisalò, però poi c'era stato questo video che tu stesso avevi lanciato sui social, in cui si vedeva questo affetto che era nato tra le due tifoserie e che continuano ad andare avanti, sì o no? Sì. Assolutamente sì, diciamo, da un episodio, dal trentennale della morte di Falcone Borsellino, era stata fatta una maglia celebrativa l'anno scorso, è stata riproposta anche quest'anno, e da lì è nata una reciproca stima. Vabbè. Era la prima volta che si incontravano le squadre, che diciamo permane. Sono stato anche a Salò, veramente gente di un certo spessore. Bene, conosceremo queste persone, una parte ovviamente, il posto è piccolino, e c'è questa piccola comunque delegazione di tifosi che è arrivata anche allo Stadio Barbera e tra poco la vedremo, ma subito colleghiamoci con Giovanni Di Marco, che è allo Stadio Barbera. Sì. Ci sono pronte le formazioni, attenzione alle novità, buon pomeriggio Giovanni. Arriva Giovanni, eh? Vai avanti, per adesso non c'è collegamento. Ok, ci colleghiamo tra pochissimo. Dicevo prima, Umberto, che ci sono novità nella formazione. Mi fa piacere che le dica Giovanni. Rimaniamo sorpresi. Poi, ovviamente, dobbiamo ricordare che una partita dura quasi 100 minuti ormai, non più 90 come una volta. Quindi c'è tutta l'opportunità per poter cambiare. E soprattutto, Corini, dopo questo calciomercato che si è concluso proprio nella serata di ieri alle 20, ha una rosa che è vastissima e può praticamente allargare gli orizzonti e far giocare, soprattutto scambiare queste pedine, certo del fatto che può ottenere degli ottimi risultati, perché Calaiò, l'asticella si è alzata tanto, sono 11, doppia cifra per gli interventi nella sessione estiva del calciomercato. Assolutamente sì, un po' riprendendo anche le parole di mister Corini, lui cercava una panchina profonda a cui poter attingere, nonostante diciamo la panchina
profonda l'aveva anche un po' l'anno scorso, però la qualità ovviamente degli stessi tra virgolette panchinari è una qualità alta, quindi possiamo dire che durante la partita il mister può non soltanto cambiare ruolo per ruolo, perché ha le coppie, in alcuni casi anche i tris per il ruolo, ma può anche eventualmente modificare in corso l'impianto di gioco. Santino, ti chiedo, ricordi un'operazione di mercato così vasta del Palermo negli ultimi anni a doppia cifra? Vabbè, eliminiamo ovviamente il momento in cui buio, nero, quel grande buco. Dopo l'era Zamparini no, ecco. Diciamo questa è la... Vabbè, quello era ovvio, però nel periodo dell'era Zamparini succedeva, nella prima sessione estiva, improvvisamente tutti questi nuovi innesti. Poi lo chiediamo a Marco perché è anche uno informatissimo, visto che segue molto da vicino la squadra. Io credo che... Io non me la ricordo perché tanti cambiamenti solamente in una sezione. Sì. Però devo essere sincero, quest'anno, visto che hanno fatto veramente una scelta molto ponderata sui giocatori di qualità, ma soprattutto secondo me quello che è mancato in questi anni è gente a livello caratteriale che sappia stare in uno stadio come quello della Favorita, che sembra facile giocare, ma se non hai un buon carattere difficilmente riesci a dare, anche se ha delle buone qualità, se non hai un buon carattere non riesci a dare tutto se stesso. Però credo che i giocatori che ha preso il Palermo, sia Lucioni dietro a centrocampo, Henderson in attacco, Insigne, Mancuso, Di Francesco, gente esperta, gente che già ha vinto il campionato, gente abituata a il vincere. Il carattere, credo la che determinazione, lo spirito di sacrificio, l'iniziativa, la libera iniziativa, insomma sono tutte le componenti importanti. Ovviamente quando dice questa maglia ha un peso specifico e soprattutto lo stadio Barbera, Santino Lucio dice con consapevolezza. Marco, allora torniamo indietro, memoria storica, cosa ricordi tu come sessione prima di calciomercato, quella estiva, come numero di acquisti? C'è un precedente. Parliamo, certo, quando l'estate 2002 venne acquistato il Palermo da Zamparini, che portò con sé 12 giocatori. Ah, è per uno, proprio eh? C'è stato un travaso. Infatti Santino diceva da quel periodo, perché è stato effettivamente il periodo d'oro del ragazzi, Palermo. Però dobbiamo dire una cosa, che dopo l'era Zamparini purtroppo c'è stato un momento durissimo per il Palermo, quindi insomma adesso siamo in ripresa. Quest'anno gli obiettivi prefissati sono lampanti, vengono continuamente ripetuti e subito si è deciso di far dimenticare quell'esperienza al Barbera, dove era presente credo anche Marco. Allora l'ultima partita, no, quella dei playoff, la sfida contro il Brescia, che ha lasciato un grande amaro, tu c'eri ovviamente, e la tifoseria è andata a casa arrabbiatissima con il mister, con tutta la società. Loro sono stati molto abili perché nel giro di pochi giorni è cominciato lì il mercato, no? E i nuovi innesti che hanno fatto intuire che questa volta per la successiva stagione ci sarebbero state delle grandi cose, giusto? Sì, ma guarda, io mi sono fatto un'idea, siccome tante volte si parla dell'ultima partita come un complotto, il Palermo l'anno scorso non aveva i 90 minuti sulle gambe, soprattutto a livello di concentrazione, questi periodi diminuiscono durante la partita, anche a Reggio abbiamo avuto 10 minuti, se vogliamo, di catalessi. Sì. L'unica cosa che c'è da dire, l'avevo fatto notare l'anno scorso, gli acquisti ci sono stati, ma l'obiettivo era dichiarato, era di rimanere in Serie B. Quest'anno, signori, 10 giocatori di un certo livello, io stesso faccio fatica a capire qual è la formazione titolare, addirittura abbiamo un Gomez che è rifiata, che per quanto riguarda Colini è un po' una bestemmia, Matteo resiste. Sì, abbiamo tre novità rispetto le facciamo dire a Giovanni Di Marco. Sì, eccomi qua Cinzia, io sono all'esterno dello stadio Renzo Barbera, fra poco dunque la prima gara ufficiale casalinga del Palermo in questa stagione, una partita molto attesa ovviamente, Rosanero che tornano a giocare al Barbera dopo oltre 100 giorni, l'obiettivo contro la Feral Pisalo è ovviamente conquistare i tre punti, la vittoria. C'è una bella atmosfera, c'è una bella serata calda, non sappiamo quanti spettatori ci saranno, ma io credo che ci sarà una bella cornice
di pubblico, 11.600 di abbonati, vedremo insomma quanti altri tifosi avranno deciso di acquistare il biglietto per assistere a questo match. Farà il Pisalò che è a zero in classifica, 3 partite, 3 sconfitte, il tecnico della formazione lombarda ha deciso di schierare Fiordilino dal primo minuto, mentre Felici, altro ex, andrà inizialmente in panchina. Per quanto concerne il Palermo invece ci sono un paio di sorprese. Intanto in difesa gioca Aurelio, a sinistra e non Lund, quindi c'è questa alternanza sulla corsia di sinistra. A destra ancora Matteo, anche perché Butter è infortunato. I centrali confermati Lucioni e Ceccaroni, ovviamente in porta c'è Pigliacelli. Le novità invece sono a centrocampo, perché giocano dal primo minuto con Segre, autore del gol dell'1-2 a Reggio Emilia, giocano Stulaz e Henderson, quindi in panchina almeno inizialmente Gomez e Vasic, prima da titolare per lo scozzese Henderson. Tutto confermato invece in attacco, dove con Brunori a caccia del primo gol in questo campionato ci sono ancora Di Mariano e Insigne. Partiranno dalla panchina gli ultimi arrivati, Koulibaly e Di Francesco. Direi che per il momento è tutto, vi do appuntamento ovviamente durante la partita per seguire assieme la partita e poi nel post con le interviste in diretta dei protagonisti del match. Grazie Giovanni, allora rientriamo in studio, ci collegheremo dallo stadio Barbera nel corso della partita. L'obiettivo è di continuare il successo che è arrivato da Reggio Emilia con una bella vittoria, perché attenzione, questo è un campionato da vincere, anche se si tratta delle prime partite bisogna vincerle tutte, e lo sa anche la Feral Pisalò, che fino a questo momento, Marco, ha portato a casa soltanto delle sconfitte, è stata come dire bastonata sia dal Parma che dal Sud Tirol la settimana scorsa dall'Ascoli. Non è passato tanto tempo, insomma si torna nuovamente in campo, insomma noi torniamo in campo dopo 4 giorni, però c'era chi arrivava già dalla partita dello weekend scorso in cui il Palermo è stato fermo proprio perché avrebbe dovuto giocare con quella famosa X che ormai è stata risolta con il Brescia e Lecco, che sono stati riammessi e che si stanno dando un grande affare. Allora parliamo di formazione, poi vi faccio vedere un video molto simpatico che ci è arrivato dalla Feral Pisalò, da un gruppetto di tifosi che sono presenti al Barbera, perché ricordiamoci Santino che questa per loro è una grande occasione, cioè venire qui al Barbera. Ricordiamo che la Feral Pisalò è nata nel 2014, quindi è una storia che è assolutamente recente, giovanissima. Con un bravo allenatore che ho avuto modo di conoscere quando giocava nella Spalle nei primi anni 2000, che è Stefano Vecchi, che è riuscito insomma con carisma e anche con maestria a portare questa squadra in Serie B. Ma è stato bravissimo, perché lui ha fatto esperienza nel sette giovanile, ha fatto bene sì. Nel sette giovanile dell'Inter, mi sembra che ha vinto anche lo scudetto, sì. Poi ha cominciato a fare esperienza con i grandi e ha fatto bene, ha vinto. E quest'anno credo che un'altra conferma per le sue qualità, perché è uno che fa giocare bene la squadra. Sì, quanto dobbiamo temere questa partita? Perché dicevamo prima, Feral Pisalò arriva da 3 sconfitte e qualcuno dirà, ma allora questi sono veramente scarsi. Attenzione, perché lo scorso anno Vecchi è partito così, insomma, veramente sì. Stentato, e poi si è ripreso nelle settimane successive, tant'è che con 2 giornate in anticipo è riuscito a vincere il campionato. Mai sottovalutare un avversario che arriva da sconfitte. No, anche perché loro sono giustamente vogliosi di fare risultati, il sì. Palermo ha voglia di vincere la prima partita in casa, però ci vuole pazienza. Io in tutto un po' di esperienza che quest'anno non manca al Palermo, bisogna avere pazienza, i tifosi ci sono, vedo già, se non mi sbaglio, su una 20.000 spettatori, è già come prima giornata una bella cornice, perciò speriamo che la prima partita riescano a giochicchiare bene, ma soprattutto a fare gol, perché contro delle formazioni che non hanno fatto risultato diventa difficile a penetrare, però credo che il Palermo ha tutti i mezzi per vincere la partita. Certo. Marco, ovviamente tu hai fatto le trasferte, le precedenti, da Milano è facile spostarsi e andare a Reggio Emilia, da Milano è facile, Cagliari non l'hai fatta la Coppa Italia, era troppo lontano, un po' come la Sicilia, quindi no, credo, sì, correggimi se sbaglio. Più che altro c'era un problema familiare, quindi ho voluto farlo. Eri in vacanza, secondo me eri in vacanza, perché ti vedo, sei sempre in giro, e poi ovviamente
evidentemente insomma qua bisognava fare un po' di chilometri in più a Palermo, per cui hai deciso di restare a Milano. Prossima sfida che seguirai qual è? No. Allora, la prossima in presenza, vabbè, c'è la pausa, sì? Poi c'è Ascoli, che è abbastanza impegnativa a Milano. Stiamo cercando di organizzarsi sia per quella che per Venezia, che è un'infrasettimanale, sì, ma con mezza giornata di ferie. Ma Bari c'eri però, o no? No, agosto per la famiglia. Quindi, insomma, fatto a luglio le amichevoli estive, certo, poi Bari troppo sud, era anche troppo sud secondo me. Vabbè, comunque vediamo che le squadre sono già entrate in campo, sì, e veramente si aspetta il fischio d'inizio. Sì, peraltro una squadra, sì, della Feralpi, Cinzia, scusami se ti interrompo, almeno adesso li vediamo schierati in campo, però almeno per come danno tutti la formazione, guardando anche un po' i protagonisti in campo, dovrebbe schierarsi con una difesa a tre, sconfessando, sì, un po' quello che tutti si aspettavano, sì, con un mister Vecchi fautore del 4-3-3, e quindi con una linea 4, con un gioco che è prevalentemente moderno, scintillante, insomma, di ripartenza, eccetera. Certo. Quindi giocando a tre, peraltro si trova con un centrocampo con i due, quindi Fiordilino subito all'inizio, e guardando, e immagino ne avevamo già parlato in altre puntate, che guardando il Palermo giocare, probabilmente gioca con le due mezze punte dietro la Mantia, quindi con Pagnone e Di Molfetta, quindi vuol dire che vede in quella porzione di campo, tra le linee, quindi tra la difesa e il centrocampo, le lacune che il Palermo in queste ultime domeniche ha subito. L'abbiamo visto con la Reggiana. Domenica, ma va bene, è stato martedì, è un venerdì. Allora andiamo da Giovanni Di Marco allo Stadio Barbera, perché Giovanni adesso si trova all'interno dello stadio, quindi il collegamento è telefonico, e facciamoci raccontare questa cornice molto suggestiva che noi vediamo sullo schermo, anche per raccontarla ai nostri ascoltatori di RGS, a chi non ha il video ovviamente. Cinzia, mi sentite? Sì. Sì, eccomi, in questo momento c'è un minuto di silenzio per la tragedia del torinese, sì, del treno che ha ucciso 5 operai, di cui due siciliani. Ecco. Quindi mi asterrei in questo momento dal raccontarti quello che succede, un attimo di pazienza. Sì, sì, rispettiamo questo minuto di silenzio per questa tragedia assolutamente evitabile e ingiustificabile. Eccoci qua, allora c'è l'applauso, è finito. L'arbitro che è Bonacina di Bergamo, dice tra poco il via alla partita. C'è una bella atmosfera, Cinzia, come vi raccontavo, anche dall'esterno dello stadio. Secondo me ci saranno circa 20-22 mila spettatori, poi tra poco avremo il dato ufficiale, quindi sarò più preciso in questo senso. Sono curioso di vedere lo schieramento della Feralpi, perché come diceva Umberto ci sono un paio di novità che potrebbero cambiare volto dal punto di vista tattico alla formazione di Vecchi, che ricordiamo ha 0 punti in classifica e di conseguenza insomma ha necessità di smuovere in qualche modo, di rilasciare l'ultima in Serie B, ma il Palermo ovviamente vuole tre punti, vuole dare continuità al successo contro la Reggiana e non vuole sprecare occasioni. A Reggio tutto sommato il Palermo ha vinto bene, sfruttando le occasioni, creando molto, riuscendo dell'1-1 subito in superiorità numerica. Inizia in questo momento il match, ricordiamo le novità di formazione del Palermo, con Aurelio al posto di Lund sulla fascia sinistra, poi a centrocampo ci sono Sulas, non Gomez, e poi Henderson, che invece rispetto alla gara di Reggio è andato a sostituire Vasic, quindi prima da titolare per lo scozzese, mentre in panchina ci sono gli ultimi due arrivati, vale a dire Di Francesco e Koulibaly. Palermo in possesso di palla, sono trascorsi 35 secondi dall'inizio del match. Palermo che prova ad attaccare dalla sinistra con Aurelio, che riceve da Ceccaroni il pallone verso Di Mariano, che però non è preciso, e quindi si riparte con il portiere della Feralpi, costretto a rilanciare con i piedi, lo fa sbagliando. Comunque l'impressione è che sia 5 dietro, quindi la lettura di Umberto per quanto riguarda lo schieramento della Feralpi mi sembra corretta, 5 dietro, perché si abbassano i due esterni e quindi diventa una sorta di 3
3-2 più o meno, o 3-1 o 5-4-1, insomma, che si voglia. Questa è la formazione della Feralpi con la Mantia che ovviamente si ritrova in mezzo a quattro difensori del Palermo, mentre c'è il primo fallo proprio commesso da la Mantia, maglia numero 91, su Lucioni, quindi calcio di punizione in difesa per il Palermo. A te. Ok, grazie Giovanni. Allora, prima di proseguire con il nostro commento della partita e poi con la musica anche su RGS, volevo farvi vedere il video che ci è arrivato da questo piccolo gruppo di tifosi che ha deciso di partire da Salò per raggiungere la Sicilia e lo stadio Berbera. Ovviamente chi arriva in Sicilia rimane entusiasta per la bellezza della nostra città. Vedete, qui hanno fatto una foto non molto distante da noi, poi sono stati anche a vedere Piazza Politeama con tanto di sciarpa ovviamente della loro squadra del cuore, hanno anche assaggiato i nostri cibi e chi se la perde l'arancina, e ci hanno mandato questo video, sentiamo. Ed eccoci a Palermo, da marinai di acqua dolce nel lago di Garda siamo venuti al porto per assaggiare l'acqua di mare. L'accoglienza a Palermo è stata bellissima come sempre, abbiamo fatto tutto il centro storico, ora ci sposteremo verso lo stadio. E poi la partita sarà quello che sarà, oggi è una festa grande, lo sport deve unire le persone, di conseguenza abbiamo trovato l'affetto dei palermitani, cosa che abbiamo ricambiato a Salò e sarà sempre così. Siamo estremamente felici di essere qua, la nostra squadra darà il meglio sicuramente, noi siamo un piccolo gruppo di tifosi che fondamentalmente rappresenta la quantità dei cittadini saloviani, al 10%, perciò saremo 35.000 palermitani e 5 o 6 salodiani allo stadio e la partita andrà come andrà. Forza Palermo e forza Salò! La voce di Francesco Bocchio che ritroveremo poi nel post partita per il commento finale. Marco, non siamo 35.000 allo stadio, però va bene lo stesso, quasi è sabato, siamo al 2 settembre, ancora gli animi si devono surriscaldare, no? Per portare proprio tutti i tifosi allo stadio, che dici? Apri il microfono. Dico che sicuramente per la campagna acquisti che c'era fatta, si aspettava qualcosa. La società prolungherà la campagna acquisti. Che dire, lo zoccolo duro a Palermo è composto da, non dico 5.000 come diceva Mirri, ma circa 15.000 persone. Sono sicuro che è l'inizio e se le cose andranno come dovranno andare, mi aspetto una diciamo media di almeno 20.000 persone, salvo poi non trovare più i biglietti delle ultime partite. Esatto, è veramente sgomitare. Come tutti ci lavoriamo. Vedi sullo schermo c'è questo reel che ci presenta i nomi dei nuovi acquisti, sono 11, una cosa che tu conosci bene perché è stato fatto da te, che sei veramente un tifoso appassionato della squadra della nostra città, uno degli ultimi, Mamadou Coulibaly. Ah, manca Peda. Una Peda è rimasto qua alla spalla. Vabbè, lo so, è rimasto alla spalla, però giusto per vedere la faccia di questo giovane polacco. E comunque resta del Palermo, va bene. Tra poco spenderemo anche una parolina su Crivello. Però visto che c'è Fabio Liverani, l'allenatore in collegamento con noi, ex calciatore del Palermo. Buon pomeriggio Fabio. Buon pomeriggio a voi. Buon pomeriggio Fabio. Buon pomeriggio. Dunque, si commentava questo numero importante di calciatori che rappresentano i nuovi innesti per questa stagione, dove l'obiettivo è veramente là, non ce n'è nessun altro, no? Quindi da raggiungere. Cosa pensa di questo importante mercato della squadra, della società? Ma credo che l'idea della proprietà di questo City Group sia un'idea pensata, giusta, ragionata, cioè programmare il primo anno di Serie B, credo hanno creato un gruppo storico per capire le potenzialità. Il secondo anno, che è questo, mantenendo l'allenatore, anche non essendo arrivati ai playoff, ma perché non era un obiettivo, e con una campagna acquisti direi di grandissimo livello, di primo livello. Oggi il Palermo per società, per tifosi, per piazza e per squadra, sicuramente l'obiettivo è quello di salire.
Il rapporto di Fabio Liverani con la città, con Palermo, da ex calciatore di questa squadra, rimane sempre molto intenso, no? Ma sì, io sono arrivato la prima volta che ero un ragazzo, io sì. Sono arrivato a Palermo a 18 anni e poi la seconda avventura a 32 anni, sicuramente da giocatore esperto, da capitano, e abbiamo concluso, credo quasi irripetibile, ma mi auguro che si possa fare meglio, 40.000 persone portate allo Stadio Olimpico, credo che sia stata una chiusura degna di quel triennio, e quindi è un rapporto che rimarrà sempre molto forte. Io non, per caratteristiche e per mentalità, non sono uno di grandi festeggiamenti o grandi dichiarazioni, però sì, credo che chi mi ha vissuto sa quanto io ho dato e ci tengo, insomma, a tutte le squadre con cui abbiamo fatto dei percorsi insieme. Senta Liverani, lo scorso anno lei allenava il Cagliari, l'ho fatto fino a praticamente a dicembre, ha lasciato la squadra in una buona posizione, no? Era, come dire, una posizione degna di nota, se vogliamo. Zona play-off, zona play-off. Cinzia, cos'era? Sì. Dodicesima, credo, mi corregga lei se sto sbagliando, però è stato... Ma più o meno. Credo che vincendo l'ultima partita, insomma, che era il Cosenza in casa, eravamo ottavi, noni, insomma, no? Sì. Ma però tutti lei... molto vicini, insomma. Ok, sì. Lei poi è comunque stato esonerato. E io le chiedo, ma quanto è difficile questo campionato di B? Ma il campionato di B è particolare, è molto stimolante, molto bello, perché non ci sono, diciamo, anche se ci sono squadre sulla carta forte, ma non ci sono squadre tipo Serie A, la differenza, no, tra chi lotta per vincere e chi lotta per la salvezza. E quindi è molto stimolante per i calciatori, per gli allenatori, per tutti. È normale che l'ambiente in questa categoria, tra entusiasmo e pessimismo, fa la differenza, perché i giocatori sono bravi, ma qualcuno non ha ancora la forza mentale di poter vivere al di fuori dell'ambiente. E quindi l'ambiente in Serie B, specialmente di grandi piazze, può fare la differenza sia nel bene che nel male. Da centrocampista, un parere e un commento su questo nuovo centrocampo del Palermo e soprattutto su nuovi acquisti. Ma credo che abbiano definito il centrocampo con Henderson, che è un giocatore sicuramente di quantità e qualità, è un giocatore di temperamento, è un giocatore che conosce la categoria e quindi secondo me è un grande acquisto. Stulak è un ottimo regista, Segre è un interno di centrocampo, le alternative sono dello stesso livello, l'acquisto di Di Francesco credo che sia quella ciliegina ancora in più per dare velocità e l'uno contro uno sugli esterni. Sì. C'è da amalgamarla soltanto e capire come si vuole giocare, però credo che le potenzialità di questa squadra, al pari del Parma come rosa, siano quelle sicuramente più strutturate. Quindi, insomma, adesso abbiamo un Palermo che fa paura, Calaiò. No, io volevo chiedere a Fabio, insomma, a mister Liverani, ma io lo chiamo Fabio perché ci conosciamo da tanto tempo e ho tra l'altro molto piacere di rivederlo. Eravamo qui quando l'anno scorso lui venne a fare una partita a Palermo che devo dire è stato anche sfortunato, no? Sì, perché noi partita, commentavamo poi... quella partita, il primo tempo del Cagliari a Palermo è stato micidiale, però ecco, sono di quelle stagioni, Fabio, scusami se te lo dico, magari puoi anche un po', come dire, dirci la tua verità di quello che è stato l'anno scorso, perché effettivamente avendo giocato il Cagliari, soprattutto a Palermo, quando venne a fare quella partita e poi per un motivo o per un altro si perse, poi tu da lì sei stato esonerato. Esatto. E ecco, cioè, cosa è successo? Cioè, o perlomeno è una questione, c'è stato un problema interno di feeling, la società, insomma, quello che realmente nel frattempo che noi parliamo il Palermo ha sfiorato il gol. Che peccato. Dico, qual è? Aspetta, scusa un attimo. Scusate se vi interrompo. Fabio, le chiedo un attimino di pazienza. Vorrei andare da Giovanni Di Marco.
Sì, Cinzia, la prima occasione della partita, un grandissimo lancio di Di Mariano che ha spezzato Brunori al millimetro. Brunori ha fatto a sportellate con uno dei due difensori centrali, è riuscito ad arrivare prima sul pallone, ha colpito molto bene, forse troppo bene, perché la palla insomma è andata schizzata velocissima, sì, ma non ha inquadrato lo specchio della porta, credo per centimetri, e palla che è finita alla destra della porta difesa da Pisignato. Dunque prima grossa chance della partita per il Palermo, per Brunori, che però ha mancato il bersaglio. Poi ok, no, appunto chiedevo, volevo capire, perché poi vedi il calcio com'è strano, no? Sì. L'abbiamo visto con Baldini a Palermo l'anno prima, sì, ha sostituito, esatto, e è poi hanno vinto strano il campionato tra i play-off. Ecco, cioè, quali sono le dinamiche che ti hanno portato intanto all'esonero? E poi, se vuole dircele, ovviamente, quali sono le dinamiche che tante volte scaturiscono in fattori positivi, no? Il cambio dell'allenatore tante, certo, volte non... Di Fabio. Ma guarda, no, ne parlo serenamente, proprio perché io è rimasto un ottimo rapporto con la proprietà, ancora sì, oggi ci sentiamo, quindi non c'è nessun fa rancore. Fa parte del gioco del calcio anche un esonero, questo lo ricordiamo. Sì, no, ma dipende sempre poi le motivazioni, e uno si deve fare sempre, no, un esame di coscienza. Certo. Credo che a Cagliari purtroppo il mio arrivo dopo una retrocessione è stata una retrocessione molto dolorosa, molto scottante nell'ambiente, grandissima difficoltà e all'inizio grande attrito tra la proprietà, l'ambiente, e quindi questo ha fatto sì, quello che dicevo prima, okay, che le difficoltà ci quindi un po' a ricucire, no? Dietro. Un po' era ricucire, non è semplice, e fino alla fine del campionato dovevamo mettere a posto la squadra, rimanevano, non rimanevano magari i big, okay, e quindi si è perso un po' di tempo. Dopodiché anche fa parte del nostro, no? C'è in ogni stagione c'è una parte dove magari l'episodio può girarti, esatto, più a favore o no, e a me magari il girone d'andata abbiamo preso palo fuori, rigori sbagliati, sì, magari qualche regalo individuale di errori perché si era provato a fare un certo tipo di calcio, sì, e ti fa capire che anche la bravura, no, dell'allenatore che è arrivato, che ha fatto i complimenti a come era allenata la squadra, sì, a come la squadra. E questo già è fondamentale. Esatto. Poi esatto, è evidente che poi il calcio fa parte anche di quel pizzico di fortuna. E magari quello che non è stato il girone d'andata è stato raccolto al girone di ritorno, sì, con grande dispiacere per il Bari, ma con grande felicità per il certo, Cagliari, certo, credo. Certo. Che la finale è stato l'emblema, no? Dove tu, sì, due minuti prima Floruscio prende un palo e al 93esimo, all'ultimo respiro, tu fai il gol promozione, che era incredibile quel mood che poi è continuato anche in Coppa Italia, quando ha fatto fuori, ecco, il Palermo. Quindi questo purtroppo l'episodio tante volte, sì, ti fa essere magari più positivo, più coraggioso, oppure vai un pochino più in difficoltà, ti subentra quel periodo di negatività, sì. E questo può cambiare delle stagioni. Ad ogni modo, Liverani traghettatore, un po' il Caronte l'ha fatto, no? In una squadra che comunque arrivava da questa retrocessione, come ci raccontava, dolorosa, ha lasciato poi, però dico, sicuramente ha fatto il suo lavoro finché ha potuto, no? Ma sì, ma con grande serenità. Vedete, anche quest'anno, no? Chi è retrocesso non è che viaggia subito a belle spiegate, perché la retrocessione, sì, purtroppo nell'ambiente, sì, delle scorie poi te le porti da metabolizzare, certo, da metabolizzare, e quindi, certo, si vede anche nel campionato di adesso. Quindi credo che poi chi ha più equilibrio, più serenità e crede nel lavoro, io credo che come si è comportata la proprietà del Palermo sia di grande programmazione e serietà. Poi il nostro lavoro gol lo del sappiamo. Palermo, gol Fabio, del Palermo. Gol di Insigne. Giovanni, gol di Insigne, sì, finalmente, sì, riesce a convincermi. Sì, sì. Ripartenza veloce, un recupero palla a centrocampo, una ripartenza. Vabbè, andiamo da Giovanni. Sì. Primo gol in casa del Palermo, lo firma Roberto Insigne
al minuto numero 15, è stata una bella combinazione, un pallone recuperato a metà campo da Henderson, che poi aveva l'imbarazzo della scelta, a sinistra da Brunori, a destra da Insigne, è andata a destra, in prima intenzione Insigne l'ha appoggiata sul palo e dunque Insigne ha combattuto per l'1-0 dopo 15 minuti, Palermo subito in vantaggio, subito con uno dei nuovi, forse quello più atteso, diciamo così, quantomeno nel primo passetto di nuovi giocatori, sicuramente quello più atteso, Roberto Insigne, che finora magari aveva sofferto un po' anche in virtù della posizione, lo abbiamo detto, del fatto che aveva accanto un giocatore come Vasic che attacca molto, Henderson invece lo protegge forse un po' di più, adesso ha dato anche il pallone l'assist dell'1-0, dunque Palermo in vantaggio dopo 15 minuti, gol di Roberto Insigne. Un Barbera in festa, e allora potete anche dare una spiegazione a me, perché fino alla scorsa settimana ricordiamoci che Insigne arriva da Frosinone, quindi arriva da una promozione, però Liverani a me non aveva convinto tantissimo in queste prime partite, forse la spiegazione era proprio nella posizione. Ma non, può darsi, io credo che delle volte si va veloce, no? Questa, sì, se non sbaglio, credo che sia la terza partita o la quarta, insomma, la terza. È un giocatore, la terza, nuovo, la seconda. È la terza, sì. E quindi è un giocatore di qualità, Insigne, è un giocatore che ha bisogno della fiducia, è un giocatore che nell'uno contro uno dà superiorità, quindi credo che poi le valutazioni vanno fatte un pochino tra 8-9 partite, certo, quindi credo ragionare, che, ti ripeto, a prescindere dal risultato di oggi o di domani, io credo che il Palermo sa di aver costruito una squadra forte, sa di aver costruito una squadra per vincere. Questo non vuol dire che sia semplice poter vincere. Ah beh, certo, certo. Va bene. Fabio, io volevo chiederti ancora, ecco, approfittiamo poi peraltro ha anche segnato il Palermo mentre lei stava in collegamento, quindi sì, capisce che adesso teniamo ancora un po', magari esatto, arriva il raddoppio che ci fa stare un attimino più sereno. No, ma poi devi conoscerlo, lui è molto introverso, però poi quando si apre, soprattutto a tavola, no Fabio? Sì, quando si parla, insomma, si sta bene. Veramente io simpatico. Ma tanto quando non si va più in campo per giocare, si può fare. Pensate che io me lo ricordo nella primavera della Roma. I Barbanti. Barbanti. Ah, ok. Tutti ci ricordiamo Liverani giovanissimo, no? Ce lo ricordiamo. Era un lontano 94. Esatto. Ma non abbiamo chiesto, però intanto vorrei un attimo tornare al gol. Parlavamo della posizione, perché abbiamo sentito a Giovanni forse l'assenza di Vasic ha dato una mano, cioè è stata una posizione che gli ha consentito di avere una maggiore apertura. Oddio, Giovanni non ha proprio detto questo, perché significherebbe insomma bocciare tra virgolette un calciatore giovanissimo. Attenzione, che tra è sempre l'altro pronto. Era una di quelle cose che volevo chiedere a Fabio. No, ci mancherebbe. Se aveva appunto visto Vasic al Padova. Sentiamo se te che Santino Nuccio in merito a questo. Sì. Allora, Insigne sta giocando nella sua posizione, e Insigne è giocatore di qualità. Insigne gli devi dare la palla come gli è arrivata e l'ha messa dentro. Ha avuto la freddezza di non calciare forte, di col piattone girarla di prima e l'ha messa dove il portiere non poteva arrivare. E quelli sono i giocatori che ti fanno la differenza, perché se c'era un giovane o un altro che ha un'altra caratteristica di quantità, tirava forte oppure doveva fare uno stop e arrivava l'avversario, cioè, e perdevi tempi di gioco. No, quello che diceva Giovanni era relativa alla posizione di Henderson a coprire un po' le spalle e dare un po' più di copertura. Fabio, noi il Palermo in queste settimane, con la partita col Cagliari in Coppa, la partita a Bari che ha pareggiato 0-0, insomma, si è sempre un po' dibattuto su questa mancanza, soprattutto quando sviluppi il 4-3-3, di terzini che vanno ad affondare sul lato dell'esterno alto per creare quella famosa superiorità, o perlomeno sdoganare giocatori e liberare un po' dalla gabbia dei due gli esterni offensivi. È un po' quello che era capitato a Insigne. Noi ci chiedevamo se proprio l'utilizzo di Vasic, che era prevalentemente un ragazzo di buonissime qualità fisiche e tecniche, atletiche, ma che naturalmente giocava quasi a ridosso di Brunori da sottopunta, non potesse limitare Insigne, proprio perché Mateiu, che non è proprio un terzino fluidificante messo lì,
gli creasse delle difficoltà, e quindi Insigne veniva ingabbiato o perlomeno raddoppiato, triplicato sempre, non riusciva mai a trovare il pertugio giusto. Ecco, in questo caso Henderson, certo, che sta giocando su quel, sì, lato di là, probabilmente gli dà quell'equilibrio, anche una certa serenità, no? Come la pensi tu? Cioè, è un fattore di equilibrio, un fattore di trovare nella catena quel giocatore che ti copre un po' le spalle? Ma è evidente che sono caratteristiche diverse, no? Vasic sicuramente è un giocatore più portato ad attaccare anche la porta, è un giocatore giovane, è un giocatore che ha entusiasmo e quindi magari in questo momento è un pochino meno ragionevole, a differenza, sì, di Henderson, che probabilmente conosce il campionato, conosce magari le caratteristiche di giocatori come Insigne, che probabilmente tante volte lasciarlo nell'uno contro uno senza creargli troppa diciamo gente vicino lo, sì, fa giocare più libero. È evidente che, ti ripeto, ci vuole un po' più di conoscenza, però Vasic secondo me è stato un acquisto di grande prospettiva, è un giocatore che conosco, che ho seguito l'anno scorso e che secondo me nell'arco della stagione sarà un giocatore molto importante per, deve giocare in quella posizione, Fabio, è una mezzala che poi si va a mettere dietro la punta o è un tre quarti, come lo vedi tu, cioè, la collocazione? Ma, sai, in campo tante volte la ruotazione dei centrocampisti ci può stare, una mezzala che si avvicina più alla punta centrale per far sì che gli esterni, sì, rimangano uno contro uno, questo sta poi a come lo organizzerà l'allenatore. È normale che lo vediamo, che tante volte la mezzala, diciamo, più offensiva o più di qualità va a giocare in parità numerica, specialmente quando giochi con una difesa a 4. Questo permette anche di giocare un 4 contro 4 in fase offensiva e sicuramente gli altri vanno più in sofferenza. Okay. Ma tu lo vedi quindi una mezzala in prospettiva, lo vedi più una mezzala offensiva? Ma, un po', da, un po' un come fa Pellegrini alla Roma, per esempio? È bravo, è un giocatore che sa giocare tra le linee, è un giocatore che va servito tra le linee ed è un giocatore che ha l'inserimento come una delle qualità importanti. Okay. Poi la zona del campo credo che va trovata e va sviluppata insieme agli altri, però credo, okay, che sia quel tipo di giocatore. È normale che se giochi in un 4-3-3 è la mezzala, diciamo, quella che dà più profondità e magari l'altra diventa più di legare insieme, sì, al play. Oppure deve giocare in modo diverso, che non sia un 4-3-3 e quindi o con 4, due sottopunta o con una o quattro o un sottopunta o due sottopunta, insomma, okay, in quella zona lì. Ad Alberello, io l'ultima domanda e gliela chiediamo tutti, perché sì, Fabio, che sì, chiaramente è una storia, calciatore, allenatore, non posso non chiedergli la questione nazionale. Cioè, Roberto Mancini, sì, che, certo, va Spalletti, oggi si presenta in nazionale, qual è la tua idea in questo? Ma guarda, già mi avevano fatto questa domanda, sono molto diretto, tu mi conosci, sì, oggi obiettivamente dire da seduti sul divano di non accettare offerte che arrivano dall'Arabia Saudita, secondo me non siamo credibili chi lo, certo, dice. Beh, certo, perché obiettivamente parliamo di numeri che non stanno nel mondo reale, sì, esatto, e quindi quando ti arriva e chi ci rinuncia sulla scrivania un contratto con quei numeri, credo che sia impossibile, sì, non è fermo restando che credo non è biasimabile nessuno, credo che Spalletti sia la scelta più logica e più giusta per ripartire, okay, dopo Mancini, ma tante volte si va a cercare qualcosa per creare una negatività. Io credo che Mancini abbia fatto un buon lavoro, ha fatto bene, ha vinto l'europeo, non si è qualificato ai mondiali e ha avuto un demerito, sì, ma finisce lì. Poi la scelta, come tante volte diciamo che l'esonero fa parte del gioco e quindi l'allenatore come me, no, deve fare buon viso, essere sereno e tranquillo se viene esonerato, non riesco a capire perché se un allenatore fa una scelta di dimissione e va da un'altra parte deve diventare un attacco alla persona. Ma lì il problema, ecco, Fabio, questo, come tu sai, non era il fattore della scelta, che ovviamente è anche legittima, era il modo in cui è arrivata la scelta.
cioè nel senso lui aveva dichiarato il fattore dei collaboratori, quindi aveva creato questa polemica con Gravina. Qualcosa bisogna pur dire, no? Mo, entrando proprio sulla verità, quello che sarà lo sapranno sempre, loro due. Insomma, poi vedremo come credo, i sorti di Spalletti. A prescindere questo, credo che sia giusto anche non andare troppo sulla persona, sul personale. È giusto, credo non sia giusto. È una scelta da accettare, da accogliere. Quando una società o un presidente esonera un allenatore, non ho mai visto questo attaccare le proprietà, perché credo che faccia parte del nostro gioco con molta serenità. Sì, quindi sì. Assolutamente sì. Liverano, l'ultima domanda gliela faccio io, che c'entra poco con il calcio. Sì. Come occupa il suo tempo libero ora? Ma guardi, ho la fortuna di avere due figli adolescenti che ho da visto seguire. Poco nella crescita, e quindi che bello. Me li godo un po'. Sì. E dopo la sosta sicuramente i weekend si gira sui campi d'Italia. Sì. E aspettiamo che arriverà qualcosa. Arriverà presto. Grazie. Vabbè, comunque lui presto. È una scuola calcio. Grazie. Voglio dire, se si vuole andare a divertire, esatto. C'ha il padel. No, però... impegni ci sono. C'ha anche il padel. Liverani, c'ha anche il padel. Si è lasciato ammorbare dal padel. Sì. Pazienza, non anche possiamo essere l'unico tutti sport perfetti. Che in questo momento non facciamo contatto, io mentalmente non posso avere più sport di contatto. ho capito, però sono certa che arriverà presto qualcosa, poi ci faccio sapere. Grazie allora, mille, magari come anche... no, volentieri. Ok, va bene, ci ricolleghiamo. Va bene, arrivederci. Grazie ciao, per Fabio, questo collegamento. Ciao, ok, ciao. Andiamo da Gabriele Messina perché voglio sentire un po' che cosa dicono i nostri telespettatori. Sì, Cinzia, primi minuti di gioco, primi messaggi da parte dei nostri tifosi a casa, naturalmente riguardano molti la formazione. Ci scrive Emanuele, non mi aspettavo di vedere Lund e Gomez in panchina, andrebbero schierati sempre titolari. Poi ancora invece c'è chi va in controtendenza come Davide, che ci scrive: ottime scelte, bravo Colini, basta andare contro il mister, cerchiamo di creare sintonia con la società e soprattutto di supportare la squadra. Ancora Alberto ci scrive: Lund è stato più che positivo e convincente, in effetti avrebbe meritato la conferma da titolare, forse il mister vuole dare un'opportunità ad Aurelio per poi virare magari su di lui prossimamente. Poi ancora invece: ottime scelte, bravo mister. Un nostro telespettatore dice: mi sento su FIFA, abbiamo in pratica tutta la Serie B, quando prendevi tutti i calciatori più forti per vincere il campionato alla PlayStation. E poi ancora anche a Palermo tira giro, fa la sua parte, in riferimento al gol di Insigne. Un nostro tifoso invece ci ricorda il precedente tra Palermo e Feralpisalò, dice: era quella di oggi tra Palermo e Feralpisalò è la seconda sfida della storia in terra sicula, un unico confronto al Barbera finora, la semifinale di ritorno ai playoff di Serie C, quella sera abbiamo vinto 1-0 con rete di Brunori. E poi ancora sempre sulla Feralpisalò dicono: è vero, stiamo praticamente dominando il campo, ma facciamo attenzione perché si tratta di squadre neopromosse che non sentono il peso della classifica e nessuna pressione. Hanno fatto qualcosa di straordinario lo scorso anno, buone prestazioni, rispettiamoli e soprattutto occhi aperti. Chiudiamo con invece quello che sta succedendo sugli altri campi, perché si è portato in vantaggio il Modena sul Pisa 1-0 al 29esimo, mentre 0-0 tra Parma e Reggiana. Gabriele, sì, scusami. Ci dici quali sono le partite che si giocheranno durante questo fine settimana per la quarta giornata? Sì, certamente, ti dicevo, 0-0 tra Parma e Reggiana e 0-0 anche tra Sud Tirol e Ascoli. Invece domani, sempre per la quarta giornata del campionato di Serie B, scenderanno in campo Brescia Cosenza, Cremonese Sampdoria, Lecco Catanzaro, Spezia Como, Ternana Bari, e poi chiuderà questa giornata la sfida tra Cittadella e Venezia. Grazie, torneremo da te tra poco. Santino, come vedi, ci sta provando, ci prova in qualche modo, ma con ritmi che sembra siano calati in questi ultimi minuti la Feralpisalò. No, il Feralpi è una squadra che inizialmente era rimasta nella sua metà campo, dopo ha cominciato a giochicchiare e stava cominciando a dare anche qualche fastidio. Il Palermo ha cominciato ad alzare un po' il baricentro, ma il Feralpi ha fatto una cosa, ha sbagliato un po'
quello che cercava il Palermo, ha avanzato un attimino il baricentro del centrocampo con due palle lunghe di ripartenza. Il Palermo si è presentato due volte a tu per tu col portiere, sì. Una volta con Brunori che ha schiacciato troppo la palla con l'interno destro e non ha fatto gol, e poi la seconda quando sulla seconda palla lunga è stato bravo Brunori a tenere palla, poi appoggiare la palla a Insigne che ha fatto un gran gol. E lì secondo me c'è stato un po' di presunzione del Feralpi, che vuole giocare, lascia giocare, però giustamente il Palermo con le qualità che ha quest'anno, certo, appena certo. Sbagli fortunatamente non si può permettere di sbagliare, poi no. Ricordiamoci, qui si vuole fare un campionato di vertice. Il Palermo nella gestione della palla quest'anno molto più in palla, giocatori che si muovono senza palla, bene, essere sincero, bene. E adesso ci dedichiamo a qualche minuto di musica con i Black Eyed Peas, torniamo tra pochissimo e noi continueremo a seguire la partita tra Palermo e Feral Pisarò. Siamo tornati in diretta, un piacevolissimo pomeriggio fino a questo momento. C'è la prima partita allo stadio Renzo Barbera per questo campionato di Serie B. Siamo alla terza giornata, siamo alla quarta, è la terza per il Palermo che deve recuperare questa partita. Sì, siamo palla. Al 35esimo. Santino, che succede? Bella palla lì, bisogna attaccare l'attaccante, bisogna attaccare il primo palo, perché questa è l'occasione di Brunori. Questa... Spieghiamo un po' ai nostri ascoltatori che ci seguono su RGS, anche a chi magari non sta guardando la partita e ci segue da casa. Intanto vorrei Marco Placente se è collegato con noi, perché a Marco vorrei fare una domanda. Mi sembra che ci siano state due occasioni sprecate. Sì, un liscio di Ceppitelli praticamente, sì. Su una palla lanciata in avanti. Era comodamente, poteva tranquillamente il difensore centrale appoggiare, invece stanno giocando come stavamo dicendo i tre dietro, che di fatto, come aveva detto Giovanni, si pensava fossero i cinque perché gli esterni si abbassavano a chiudere e stretti sui tre difensori centrali, invece stiamo vedendo lasciare duelli uno contro uno la squadra di Vecchi, che vuole giocarla così, cercando magari di mettere in difficoltà il Palermo. Questo certamente scopre la squadra dei Vecchi, che chiaramente lascia troppo spazio alle spalle dei difensori. In una di queste Brunori, tutto solo avanti al portiere, su lisci Ceppitelli, praticamente poteva tranquillamente controllare, portarla avanti, piazzare, invece ha cercato subito il tiro assolutamente centrale, con poca forza, poca insomma, angolazione. Il portiere è riuscito a quindi prendere, sfiora ancora una volta il gol il Palermo. Esatto, tra le braccia, e lo ha fatto con molta leggerezza e semplicità, sì. Insomma non correva veramente nessun rischio. Cosa succede, Santino, secondo te oggi a Brunori? È fuori forma? C'è qualcosa che... No, vabbè, l'attaccante quando gli manca il gol, lui è abituato a fare gol. Anche perché non è stato autore di rete a Reggio Emilia la scorsa settimana, ricordiamo le reti sono stati segnati da Lucioni, da Segre e poi come nel suo stile negli ultimi minuti del match da Soleri, quindi probabilmente ora comincia a sentire questa pressione. Ma lui non la deve sentire la pressione, perché lui è uno abituato a fare gol e ne farà tanti, poi con i compagni che avvicino, i centrocampisti di qualità che ha il Palermo, certo. Il gol lo farà prima possibile, sono convinto che arriva anche oggi, già due volte, dai. Santino, io alla sono terza, convinta che potrebbe arrivare anche una rovesciata, stile Nuccio negli anni Ottanta, che dici? Ma quelle cose non capitano frequentemente, no, passano alla storia, così come è accaduto col tuo gol. Fortunatamente ancora la gente se lo ricorda, diciamo. Direi, no? E chi se lo scorda? Ma poi viene anche da chiedersi, ma non è giusto che si venga ricordato solo per quello? Per fortuna c'è tutta una storia, Santino, che ti lega alla nostra città. Ma sì, ma fortunatamente con me, diciamo, io da palermitano... Posso essere orgoglioso per quello che ho fatto, per come la gente mi stima, ma non tanto per come gioco, ma per quello che sono riuscito a dare in campo e per come sono riuscito a sudare la maglia rosa nera, che è quella che uno ha sempre sognato di... Eccola! Mamma mia, che poi sono arrivate, dicevo, altre maglie siciliane per te. Sì, poi ci sono stati 4 anni ad Acireale dove... Sì, dalla... anche nato poi, sei tornato. Sì, sì, anche poi ho nato poi in Serie C ad Acireale. Sì. Ma lì, diciamo, sono stati 4 anni splendidi,
vittoria di campionato di C2, poi di campionato di C1 vinto, andare a portare la maglia granata in Serie B, non era, è stato un sogno, però diciamo ci siamo riusciti. E poi tante altre maglie, l'Agras, Ragusa, Senti, Spezia. Quando si appendono le scarpe al chiodo, peraltro, come dici? No, Siena, ricordavi Siena, la carriera di Santino Nuccio, cosa hai fatto? L'hai studiato a memoria? Cioè proprio Santino è nella tua testa? No, perché io ero un giovane calciatore e Santino era nello splendore. Questa cosa ogni tanto mi sfugge, non so perché, io tendo a dimenticarla. Il portiere. Cioè, sì, è inquietante. Qualche volta. È inquietante questa cosa che lui fosse stato messo proprio subito in porta. Ce l'hai già spiegato, immagino la domanda te l'avrò fatta. Sì, e quindi Santino era nel fiore della sua carriera, io ragazzino anche... tifoso come adesso, tifosissimo il Palermo, come tutti i palermitani che sognano di indossare la maglia rosanero, vedere quella squadra con un grande senso di appartenenza, perché chi è che lui... sta uscendo zoppicando? Sì, c'è Insigne che ha sentito sull'adduttore probabilmente un affaticamento. Giovanni? Sì, Cinzia, eccomi qua, sta uscendo Insigne e proprio come dice Umberto, un problema all'adduttore destro, si rammarica Insigne, entra Valente, siamo al 41esimo minuto, dunque primo cambio forzato per la formazione di Corini con Insigne che riceve l'applauso del pubblico e l'abbraccio di Valente, dunque non cambia nulla dal punto di vista tattico, però è ovvio insomma che è una perdita importante quella di Insigne che ha realizzato il gol che in questo momento permette al Palermo di essere in vantaggio sulla Feralpi, 1-0 rete al 15esimo minuto. Da quel momento ci sono state un paio di situazioni favorevoli, una in modo particolare con Brunori, l'avete raccontato da studio, che ha sbagliato su un erroraccio di Cecchitelli. Brunori si è spazientito nei primi minuti quando in un paio di circostanze, una volta Aurelio, un'altra volta Henderson, non sono riusciti a pescarlo e aveva fatto il movimento giusto. Ecco, e lì mi è sembrato subito spazientirsi, poi ha sbagliato anche questa occasione, magari... così non è sereno della condizione in termini morali più che altro, esatto. di entusiasmo, però magari basta poco, ovviamente ne ritrova tutta la voglia. In questo momento secondo me avrebbe proprio bisogno di una giocata importante, di un gol, magari, e di un assist di Valente, perché no, al 37esimo la prima chance per la Feralpi sul contropiede, mentre seguiamo Henderson che va a seguire proprio Brunori in mezzo a tre avversari. Brunori dribbling il tunnel, palla sul sinistro, ancora Brunori mette a sedere l'avversario, allarga per Aurelio, il pallone in mezzo, calcio d'angolo, azione personale di Brunori che alla fine ha servito Aurelio sulla sinistra, sarà calcio d'angolo, 42 minuti, dicevo al 37esimo anche una chance, la prima della partita per la Feralpi con Di Molfetta che è andato via in contropiede, ha tirato dal limite dell'area, non ha inquadrato lo specchio della porta. Poco dopo altra occasione per Stulas ed è stato in quella circostanza che si è fatto male Insigne, ha allungato il destro per servire Stulas, lo ha servito, Stulas ha battuto a sua volta con il destro, ha sfilato il palo, ma Insigne si è fatto male. Secondo questo calcio d'angolo l'ha battuta verso Pistignacco direttamente il giovane portiere della formazione lombarda classe 2001 l'anno scorso al Vicenza a Guanta Impresa ed è pronto a fare ripartire l'azione della Feralpi, mancano 2 minuti e mezzo al 90esimo, poi vedremo quanti minuti di recupero verranno concessi, un paio sicuramente, immagino anche se non ci sono stati chissà quanti stop, insomma il caldo tra l'altro si fa sentire, il Palermo ha iniziato con un ritmo molto alto, poi dopo il gol ha rallentato, ha passato il ritmo e l'ha fatto anche volutamente, riuscendo a gestire senza troppi problemi insomma la partita. È chiaro che un gol di vantaggio non basta, non ti può far sentire tranquillo perché qualcosa può sempre succedere. Finora comunque abbiamo visto un Palermo onestamente parlare del cazzo. 2 minuti scarsi al 45esimo, poi recupera, poi grazie Giovanni. Facciamoci dire a Giovanni se poi magari durante l'intervallo riesce a capire bene, perché io pensavo fosse un indurimento, una contrattura, però vedendo quella di Insigne, sì, l'infortunio di Insigne, perché lo vedevamo mentre parlava Giovanni in replica, poi farlo uscire col dottore Matracia toccandosi e soprattutto zoppicando vistosamente, quindi
Beh, speriamo che non sia veramente sull'adduttore un problema, qualcosa perché di importante, se ci sono lesioni magari oltre a quello che può essere magari un indurimento, una contrattura, significa, però dico, in ogni caso, ecco, parlando di panchina profonda, Cinzia, quanto sia importante. Guarda, oggi, appunto, a parte, cioè, Valente, anche, ecco, io dico lo stesso Di Francesco. Ecco, nel momento in cui è uscito in singhe, per infortunio, lo ricordiamo, ed è entrato Valente, non ho avuto preoccupazione alcuna, no? Perché anche se fa parte delle seconde linee, l'abbiamo visto al Barbera contro il Melita, che ha veramente dato un contributo importante, ma lo stesso contributo importante è arrivato proprio la scorsa settimana di Valente. Quindi, sì, assolutamente sì, Valente assist man sul gol di Soleri, grande, ed è stato anche l'anno scorso uno, se non il migliore assist man della squadra, tant'è che se Valente è ancora al Palermo vuol dire che la società, il mister, crede nelle qualità del giocatore. Ricordiamoci che Valente era uno di quelli che non aveva mai vissuto la Serie B durante la sua carriera, nonostante non fosse più giovanissimo. Assolutamente. Quindi, sì, invece assolutamente sta ben figurando. Volevo spendere invece, a proposito di ex, due paroline su Crivello, che è andato via, cioè, si è scelta poi per la rescissione del contratto, adesso sarà libero di andare dove vuole. Deve essere stato un periodo durissimo, Santino, per Crivello, l'ultimo anno che ha vissuto praticamente nell'ombra, e poi anche questo calciomercato che non è riuscito a trovare per lui una sistemazione adeguata, come dire, con la felicità di entrambi. Lascio rifiatare Santino, nel frattempo. Allora, c'è un aneddoto molto importante che riguarda Crivello, ma ha riguardato anche Accardi, ha riguardato anche altri calciatori, soprattutto palermitani, che sentono di più, attenzione, c'è un senso di appartenenza maggiore, e soprattutto hanno lasciato le società professionistiche. Crivello era al Frosinone in Serie B proprio per approdare nel Palermo in Serie D, in quel Palermo che si sapeva essere, e proprio ieri ricorreva la prima partita dell'era, della nuova era del Palermo, in cui io ero direttore a Marsala, e quindi sentivo particolarmente quella partita molto bella tra due tifoserie gemellate, un Palermo che in quell'occasione presentava Crivello, presentava Accardi, ma aveva anche, in quel caso, anche Lucera, che era un giovane che poi subentrò e fece pure gol. Quindi bisogna come dire, dare merito a un calciatore che, proprio per ritornare, per venire e per rilanciare i colori rosanero, ha lasciato, proprio creduto, i in questo progetto, perché poi è l'ambizione di tutti. Santino può anche testimoniarlo, di chi fa il calciatore, di indossare la maglia della propria città. Ma Crivello ha lasciato la Serie B per venire a Palermo, perciò lui un sacrificio l'ha fatto. Certo. Diciamo che non è stato accompagnato di annate buone, però è un ragazzo che ha dato l'anima per la maglia rosanero. Noi gli facciamo veramente un grande in bocca al lupo. Andiamo da Gabriele Messina. Sì, peraltro, scusami Cinzia, ma era importante risolvere il contratto prima che finisse il calciomercato, perché così lui ha la possibilità ovviamente di poter rifare altri contratti da professionista. Certo, poi ricordiamoci che sono ancora alla ricerca di calciatori sia il Brescia che il Lecco, perché per loro il mercato hanno una finestra aperta settembre, quindi non si sa mai, insomma, noi glielo auguriamo. Speriamo di trovare la sua dimensione in un'altra squadra, come giusto che sia, e continuare la sua intanto è finito il primo tempo. Finito il primo tempo, andiamo da Gabriele e poi, anzi, aspetta un attimo Gabriele, andiamo da Giovanni e subito dopo arriviamo da te. Sì, Cinzia, è finito il primo tempo, 1-0 per il Palermo, gol di Insigne al 15° minuto. Ricordiamo Insigne che è dovuto uscire poi per un problema all'aggiustore destro, con ogni probabilità al suo posto per Insigne è entrato Valente, un Palermo che ha avuto almeno un paio di chance per raddoppiare, ha rischiato soltanto in una circostanza. C'è anche arrivato il dato dei presenti: 22.667, sono i titoli messi, 11.819 gli abbonati, il resto sono biglietti venduti. Quindi questo è il finale del primo tempo, con la partita che ovviamente è ancora vivissima in bilico, nonostante finora la Feralzi ha fatto vedere molto poco.
Certo, allora Giovanni, ci risentiamo per il secondo tempo, andiamo da Gabriele Messina, poi vedo sul monitor Marco Placente e con lui faremo il commento di questi primi 45 minuti. Sì, Cinzia, prima di andare ai messaggi ti segnalo che l'Ascoli si è portata in vantaggio proprio negli ultimi minuti di questo primo tempo sul campo del Südtirol, mentre resta 0-0 la sfida tra Parma e Reggiana. Andiamo ai messaggi, tanti attestati di stima verso Santino Nuccio, ci scrive Raimondo, un nostro telespettatore, mando un saluto a Santino, un vero professionista serio e grande calciatore. Poi ancora un saluto alla nostra trasmissione, lo manda Giusina Mariella, che dice un saluto a Umberto Calaiò, Santino Nuccio e un abbraccio forte alla conduttrice. Poi invece commenti da parte dei nostri tifosi che riguardano principalmente la partita, perché in tanti ci scrivono Brunori calma, si fa prendere dalla foga, due occasioni per chiudere la partita purtroppo sprecate male. Poi ancora grande gol di Roberto, secondo me ci darà grandi soddisfazioni durante tutta la stagione. C'è invece chi si concentra sulla, sul mercato estivo, mercato da brividi, ci scrive Emanuele, abbiamo preso davvero tutti, bisognava essere più fiduciosi lo scorso anno, il City Group ha centrato fino ad ora tutti gli obiettivi annunciati, salvezza scorso anno e centro sportivo di cui si era tanto parlato in passato realizzato in tempi brevi. Quest'anno è l'anno buono per la grande festa di fine stagione, abbiamo davvero una squadra competitiva e siamo i favoriti a mio avviso insieme a pochi altri. Poi ancora un messaggio ci arriva da Roberto Passarello, dice ancora Matteo in campo, l'insostituibile mi pare di giocare in 10, non la prende bene questa sua scelta. E invece Tony Rizzo ci scrive oggi finisce 2-0, forza Palermo. A te Cinzia. Va bene, allora si procede anche con i pronostici, giustamente. Marco! Che dire, sicuramente... Intanto che diciamo di Brunori, secondo te come lo vedi? È un po' nervoso, non è sereno mentalmente, no, a quest'ansia no, da gol. No, no, non si... Niente di tutto questo. Assolutamente non penso che sia questo il caso. Io penso semplicemente che quando dovrà segnare, segnerà e farà almeno quello che ha fatto l'anno scorso. Per quanto riguarda la partita, penso che il Palermo sia stato superiore, che il risultato poteva essere ancora più rotondo, soprattutto per la prima parte del primo tempo, e che nei 90 minuti la distanza, diciamo, verrà sotto gli occhi di tutti. Dopodiché, per quanto ho visto che tutti salutano tutti, ma Gabriele Messina chi lo saluta? Lo voglio salutare io. Dai, che sei carino. Sempre... Gabriele gradisce, ti mancava Gabriele, mancava anche sì, a noi. Sì. È vero, è vero. Quindi cosa dire? Abbiamo sicuramente da far bene. Secondo me, mi dispiace per Insigne, che insomma spero che sia qualcosa di poco conto, ma sono fiducioso per il secondo tempo. Va bene, e così questo è l'ottimismo che ci piace dei tifosi, e sono convinta che sia proprio un sentimento comune con tutti quelli, 22.000 ha detto Giovanni Di Marco circa, sì, che sì, si trovano allo Stadio Buon Barbera numero. Ricordiamoci che siamo ancora al 2 settembre, che c'è tanta gente in vacanza, che è un sabato pomeriggio, che è un weekend assolato nella nostra sì, città, dove si può sì, tranquillamente andare al mare. Ma ti ho chiesto che tempo c'è a Milano, Marco? No. Si sta bene. Ma c'è il cielo azzurro? Quel classico... Sì, oggi sì, assolutamente. Dopo il caldo e il freddo che c'è stato, diciamo, durante quest'estate, comprese le precipitazioni, le grandinate, adesso dovremmo bloccare, meteorologicamente parlando, il tempo per i prossimi 6 mesi, ma purtroppo non sarà così. Complimenti per la tua maglia, ovviamente. Una maglia rosanero, bellissima, che non può mancare. Questa la scorsa stagione non l'avevo vista, ovviamente. È nuova, vale. Questa è attuale, è la prima maglia del Palermo in campo. Perché sì, con sponsor Puma, con esatto, lo sponsor esatto, tecnico della Puma. Va bene, ce le hai tutte, le stai collezionando, quelle del nuovo kit del Palermo. Guarda, ti dico, la seconda non mi fa impazzire, io mi sa tanto che la prenderò a lui, la terza tanto vituperata perché riporta
i colori del Manchester City, non mi dispiace, chissà, magari per il certo. Black Friday abbiamo vinto a Reggio Emilia con quella lì. È vero. Senti, ma compri sempre doppio, nel senso compri la maglia anche a tuo figlio che è un ragazzino oppure no? Certo. Per adesso uno degli sport preferiti dei padri è vestirsi come figli. Beh, fantastico, siamo piccoli, quindi vogliamo chiedere a un tifoso come Marco di Crivello di eccetera. Allora prima noi abbiamo accennato a Crivello, mi sembrava assolutamente doveroso, parlavamo e sottolineiamo il fatto che lui ha proprio lasciato categorie superiori per sposare questo progetto di rinascita della squadra, proprio nel momento in cui siamo tutti sprofondati in Serie D. Insomma, poi l'anno scorso l'abbiamo visto, un campionato sicuramente dove è stato sotto un cono d'ombra, e poi la decisione di rescindere il contratto. Dimmi tu qualcosa. Io onestamente lo devo ringraziare, perché c'è stato in Serie D, c'è stato in Serie C e c'è stato anche quando era stato messo fuori rosa ed è stato richiamato. Mai una parola fuori posto, magari aveva dei limiti tecnici, suppongo che una mossa anche per fargli trovare più agevolmente un contratto. Grazie a Roberto Crivello, perché fai parte della nuova storia del Palermo, dalla rinascita, e in bocca al lupo per tutto. Così come anche grazie e in bocca al lupo a Damiani, anche se la maglia è quella della Juve, professionalmente per questo anno di prestito gli auguriamo di ritornare più forte. Ma certo, secondo me proprio belle per lui rappresenta belle parole, è vero, belle cioè parole. È un allenatore che crede comunque in questo calciatore, a cui vuole dare, come dire, la possibilità di fare un'esperienza diversa, magari una maturazione maggiore, e può tornare per dare un contributo importante al Palermo già dallo scorso anno. Chissà, vedremo. Evidentemente era chiuso, nonostante le lusinghe anche di altre squadre, perché comunque c'era stato il Brescia, c'era stata la Triestina e tutto. È molto probabile che l'idea di andare a lavorare alla Juve, con la possibilità anche di farsi notare dalla prima squadra, perché no? Perché di fatto spesso e volentieri tra le amichevoli sono, è capitato con Miretti, è capitato con Ealing, quindi c'è la possibilità anche di essere sotto osservazione. Allora, facciamo da parte un passo di indietro. Allegri. Damiani è stato scelto da Baldini nella sessione di calciomercato invernale. Arrivava peraltro da un infortunio. All'inizio non era riuscito tanto a manifestarsi. È un centrocampista di una buona qualità. Sì. Lui lo conosceva. È un giocatore che può ambire a una ottima carriera, perché veramente è un centrocampista che non è facile trovarlo. Però sicuramente il Palermo aveva bisogno di gente esperta, ha mandato a fargli fare un altro anno in Serie C di esperienza per poi, secondo me, riprenderlo. Sì, magari è di quello che aveva bisogno adesso. Noi torniamo alla musica con Calvin Harris e tra pochissimo torniamo in diretta, ci sarà Nancy Ferraro a collegarsi con noi. Siamo in diretta su TGS, RGS per Studio Stadio, e siamo nell'intervallo della partita Palermo farà il Pisalò che si sta giocando allo Stadio Barbera. Il risultato in questo momento è di 1-0, quindi con la squadra che sta nel nostro cuore, che fino a questo momento sta portando a casa 3 punti. Però attenzione, perché c'è tutto un secondo tempo e quindi bisogna veramente restare sul pezzo senza alcuna distrazione, e anzi cercare di consolidare questo risultato prima possibile con altri gol per farci proseguire in maniera più serena. C'è Nancy Ferraro, elegantissima, appaiettata. Buon pomeriggio, Nancy. Oddio, sono ciao a 19:33. Tutti, buon pomeriggio. Ciao. Ecco, un pomeriggio che sta per finire. È una serata elegantissima anche tu. Sì, grazie. Io ho l'impressione che la provenienza sia la stessa degli abiti. Immagino. È vero, sì, ma si può dire? Non si può dire? Non si può dire, credo che non si possa dire, però va bene. Perché, come no, io lo pubblicizzo sempre, però dico, non diciamolo, però tanto se ci seguono nei social lo sanno. Esatto. Allora, Nancy, intanto sei elegantissima perché ti trovi al lavoro in questo momento. È già il proprietario di uno dei locali dove io spesso vengo, delle sale trattenimento, perché oggi è un evento privato, un matrimonio. Sì. Mi ha prestato il suo ufficio. C'è tanta gente che si sposa. Meno male! Meno male! Perché? Perché tu così lavori tanto, no? È già. Quest'anno non abbiamo avuto un attimo di respiro, grazie a Dio sono felicissima di questo, quindi evidentemente
diciamo, il sacrificio viene ripagato. Certo, allora Nancy, tu sei una cantante che fa i concerti, che si diverte in giro e che poi fa anche gli eventi, perché gli eventi ci danno l'opportunità, perché spesso vivere con la musica risulta complicato, diciamocelo, e che ben vengano gli eventi, perché agli artisti danno una grande mano. Sì. Tu pensa che noi in famiglia siamo... Oddio, è sparito. Oh, stava... Sono beh. No, 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 mi stavano chiamando. Ah, ecco. Mi stavano chiamando. Sì. E dicevo... Perdonami. No, tranquilla, prossima volta modalità aerea, così poi... Non so se si può fare, visto che siamo in collegamento. Adesso siamo in collegamento, ovviamente non lo puoi fare. Speriamo che desistano dall'idea di sentirti. Nancy, dicevo che entrambi nella nostra famiglia, sia io che mio marito, siamo due cantanti e viviamo solo di musica. Esatto. Quindi, e vivete bene. E ce la facciamo. Senti, parliamo tra pochissimo dell'evento, le Accanate delle Rosalie, perché ricordiamo alla città di Palermo che giorno 4 c'è la festa di Santa Rosalia. È una festa che si differenzia dal festino del 15 luglio, con un tono, come dire, decisamente più basso. C'è l'Accanata che va fatta, e quest'anno questo percorso sarà riempito e valorizzato ancora di più da 40 artisti che si esibiranno in delle diverse stazioni, e ovviamente tra gli artisti c'è anche Nancy Ferraro con la sua bellissima voce, con Anita Vitale, un'altra grandissima voce, quindi insomma una bella coppia tutta da vedere, artisti di tutto rispetto. Ma io ti volevo chiedere, raccontami del tuo modo di essere Rosa Nero. Ecco, allora, io, che non me ne vogliano ovviamente, però devo dire la verità, io sono, mi definisco una tifosa non praticante, solo perché non ho mai il tempo di dedicarmi ad altre passioni, tra le altre cose, perché la mia mi impegna tantissimo. Però ti devo dire che io da quando ero piccolissima, quando tutti i miei cuginetti tifavano chi la Juve, chi il Milan e chi l'Inter, perché la triade era quella, io dicevo sempre Palermo. Brava. Sempre. Sì. Perché io sono sempre stata la pecora nera. Devo dire che mi informo, anche se non seguo, perché magari non vado proprio allo stadio a vedere la partita, però sto sempre lì ad informarmi che fa il Palermo, ha vinto, ha perso. Insomma, tu oggi comunque... avresti voluto essere allo stadio Renzo Barbera per Palermo farà il Pisalò, diciamola tutta. Ma assolutamente sì, certo. A me piace molto lo sport, mi piacerebbe moltissimo andare allo stadio. Mio marito non è un appassionato di calcio, però sai, ci sono quelle volte che tu desidereresti veramente avere un compagno che ti invogli. Cioè al contrario, no Santino, di solito è l'uomo che va allo stadio e la donna delle difficoltà a cominciare ad apprezzare questo sport, anche se le cose ultimamente sono molto cambiate e sono numerosissime le donne tifose. Allora, un paio di minuti per raccontare di questa Accanata delle Rosalie. Vado io, ok, pensavo... Allora sì, allora guarda, sono lusingata e felicissima. Io ho scritto un brano per Santa Rosalia, il brano si è scritto da solo, se proprio la dobbiamo dire così. C'è stata un'ispirazione. È stata... Sì, allora io sono un'appassionata di tutto quello che è Santa Rosalia. Tu pensa che ci siamo sposati anche al santuario. Ma che bello, con Jack, eh? Sì. E devo dirti che era il mio sogno poter fare un brano per lei, che è nato da solo, proprio un giorno si è voluto scrivere. Questo brano si intitola Rosalia, Rosa e Giglio, perché il nome Rosalia in realtà è proprio il connubio di Rosa e Giglio. E questo è proprio un conto, è la storia di Santa Rosalia in musica. La cosa che mi piace di questo brano, che non avevo pensato di scrivere, come ti dicevo, è arrivato e l'ho scritto di getto. Sì. E io ricordo che quando ero piccolina imparai San Martino di Carducci grazie a Fiorello che mise questo brano in musica. È okay? Vero, certo. E dicevo, guarda quanto è facile imparare la storia piuttosto che le poesie da una canzone. Dal testo di una canzone. È quello che ho voluto. Gol del Palermo. Sì, c'è il gol del Palermo.
Gol del Palermo. Abbiamo Giovanni Stulac. Ma subito, neanche un minuto del primo tempo. Giovanni. Un minuto ed è 2-0, rete di Stulac anche per lui come per Insigne. Primo gol in rosanero, ma la sua è festa grande perché già l'anno scorso era qui per Insigne, è stato l'esordio in al Barbera, invece Stulac l'anno scorso molto del merito è di Jacopo Segre che ha intercettato un pallone errato con i piedi di Pignacco e ha servito Stulac che poi da ottima posizione non ha sbagliato. Devo dire che mi era accorto che il portiere della Pralpi non ha la stessa sensibilità nei piedi di Decelli, ma ha sbagliato già un paio di rilanci e adesso c'è la festa del Palermo per Stulac con Mancuso che è entrato in campo, è andato a festeggiare il suo compagno di squadra, dunque 2-0 dopo un minuto. Cosa bella che Segre va a rubare palla, un centrocampista, sì. Stulac centrocampista si inserisce e va a fare gol. Beh, bellissimo. Mentalità, dicevo, ci voleva per Stulac, anche per lui, positiva. Insomma, il rientro dopo l'infortunio, così dopo tantissimo tempo, l'avevamo visto anche un po' titubante, no? E poi soprattutto prende fiducia perché... Ricordiamo che Corini ha spiegato in conferenza stampa l'assenza della settimana scorsa, sì, che era lui... adottata soltanto da una strategia. Sì, bravissima. Lui ritiene sia Gomez che Stulac due centrocampisti, anche se con caratteristiche diverse, sì. Centrocampisti centrali, e naturalmente li può utilizzare anche in partite diverse, quindi dove c'è da andare a fare magari un po' più di densità, serve una partita un po' più sporca, e allora magari Gomez è il giocatore preferito, vedi Reggiana, magari le partite fuori casa. Quando il Palermo invece deve impostare e cercare magari un po' più di geometria, un po' più di tecnico, un po' più di palleggio, c'è la necessità di utilizzare più Stulac che per caratteristiche è quello più dotato. C'è da dire, come diceva Santino, che in questo caso per esempio si può vedere come il Palermo va ad uscire sul portatore di palla, scalano tutti in avanti, quindi vanno a prendersi dei rischi, perché quando vai troppo avanti rischi poi di scoprirti dietro, però in quel caso ecco, si è preso il rischio e ha fatto bene, perché poi ad un certo punto nonostante l'errore da parte del portiere che ha dato comunque un passaggio a Pilati, che è il difensore, il cosiddetto braccetto di destra, è andato ad intercettare un pallone, ma si vede che era una situazione studiata, perché Stulac, che è un centrocampista centrale, quindi dovrebbe essere il più distante dall'azione di attacco, di aggressione nella metà campo degli avversari, si vede che si sono mossi in modo armonico, quindi la mezzala che va ad attaccare e quindi anche il play che accompagna l'azione, quindi sicuramente è una struttura di squadra questa diversa, idee di gioco diverse, l'avevamo detto anche prima nel primo tempo, un Palermo che cerca prevalentemente più verticalizzazione, più verticalità, cerca anche il lancio lungo, cioè lì dove c'è la possibilità di lanciare in una situazione di uno contro uno Brunori col difensore centrale, quindi giocando a duello, lo fa. Sì. Cioè non si aspetta di passare la palla due o tre volte per trovare il buco quando già tu ti trovi quel giocatore lì davanti. Questa è un'altra novità che vediamo in un Palermo ovviamente targato 23-24 con questa nuova formazione, potendo utilizzare anche altri calciatori. Va bene, Nancy, sarei felicissima. Durante il tuo intervento ha segnato il Palermo, risultato di 2-0, adesso bisogna continuare così. Non è soltanto il mio intervento, ma stavamo parlando della Santuzza, della protezione. Baldini sarebbe assolutamente d'accordo con te. Mister Baldini sarebbe d'accordo con te, perché aveva fatto proprio la canata nell'anno. Che succede? Che è successo? Visto Ferrari in avanti, però, ok, però insomma nessun pericolo. Sì, stavamo parlando attiva. Della canzone che hai scritto per Santa Rosalia, ma proprio un pezzetto, come fa questa canzone? Allora, guarda, il ritornello è tutto in italiano perché racconta la storia in modo tale che anche a Milano possono comprendere la storia. Certo. Il ritornello dice, in siciliano il ritornello, c'è una storia che sava contare, c'è un conto che sava sapere, di una rosa senza le spine che a tutto mondo sava ricordare. Bravissima, è una voce straordinaria, Nancy, perché? Ma questo lo sapevamo già. Va bene, ti facciamo un grande in bocca al lupo a te e a tutti gli altri artisti. Scusa, una cosa, posso dire solo una piccolissima cosa?
Tutte le esibizioni, sì. Sì, cioè noi cominceremo più o meno alle 19.30, 19.45 e ogni 60 minuti la ripeteremo. Così io, così tutte le esibizioni, in modo tale che la gente nuova che comincia ad acchianare può rivedere i vari spettacoli. Senti, le tappe sono quattro. Noi saremo nella prima tappa, proprio all'inizio. Ah, bellissimo. Quindi venite in tanti. Secondo me sarà veramente molto suggestivo, perché gli artisti è un'altra cosa? Sì. A miscelarsi, saremo, dicevo. Io, sì. Anita Vitale col pianoforte e sì. Poi un quartetto d'archi. Li voglio nominare perché sono dei grandissimi musicisti. Davide Rizzuto, primo violino, Jimmy sì. Lampasona, violino, Riccardo Botta, viola. E Giorgio Garofalo, violoncello, Anita Vitale, piano e voce con me, quindi... Va bene, sarà un momento bellissimo, quindi insomma quelli che faranno la chianata per devozione o anche per il piacere di fare questo percorso verranno allietati. E da mezzanotte sarà su tutte le piattaforme, quindi si potrà trovare su Spotify. Per quelli che non riusciranno ad andare. Nancy, noi ti ringraziamo, salutiamo anche Pippo Di Luna a questo punto, perché lo possiamo fare. In bocca al lupo, vince il Palermo! Esatto, ciao, ciao Nancy. Buon lavoro, buona ciao. Serata. Adesso noi ci fermiamo, facciamo una pausa brevissima e torniamo. Piazza, siamo al centro del tuo fare. Prodotti per il lavoro, la casa, il tempo libero e tanto altro. Scaldabagno 80 litri Schaffoto, 99,99 €. Climatizzatore 9000 BTU inverter A++, 289 euro. Caldaia Vaillant, 930 euro. Settore edilizia, 30% di sconto. Piazza, Corso Tucuri 179F, Palermo. www.piazzapalermo.com. Siamo in diretta su TGS e su RGS, seguite anche attraverso l'app di RGS, che se non ce l'avete ancora dovete scaricare gratuitamente sul vostro smartphone e seguirci praticamente ovunque, così vi potete spostare anche senza l'apparecchio radiofonico o televisivo. Riuscite a seguire Studio Stadio, vi stiamo raccontando Palermo, Feral, Pisalò. Che succede, Santino? Traversa. Succede. No, quasi traversa. Quasi traversa. Quasi andiamo traversa. Allo stadio Barbera, dove c'è Giovanni Segre. Di Marco. Segre, di prima, sì, bravo. Eccomi qua. Segre ha provato il gol del mese, non so cosa definirlo. C'è stato un break di Aurelio, che ha avuto la palla sulla tre quarti, ha dato a Di Mariano, tocco di prima per la corrente Segre, che pur essendo di qualche centimetro avanti è riuscito a calzare benissimo a giro con il pallone che è finito di pochissimo sopra la traversa, credo abbia toccato anche la parte superiore della traversa. Palermo in vantaggio per 2-0, ricordiamo il gol di Insigne al quindicesimo e al primo minuto del secondo tempo, dopo 50 secondi il raddoppio di Sulac. Poi Palermo ha rischiato però in una circostanza una defaianza difensiva, prima un fallo evitabile commesso da Valente sul settore destro dell'attacco della Feralpi, poi un'uscita a vuoto di Pigliacelli con la mantiglia che ha rimesso il pallone dentro, e Ceppitelli da due metri, sebbene in posizione deflata, ha mancato la porta, sprecando il gol del 2-1 che avrebbe permesso alla Feralpi di riaprire subito il match. Adesso siamo all'undicesimo, distrazioni ovviamente che vanno evitate, c'è un calcio d'angolo ancora per la Feralpi che ogni tanto si fa vedere in attacco, seguiamo di molfetta maglia numero 10 il pallone
colpito di testa da parte di un giocatore della Feralpi. Si tratta di La Mantia, che ha vinto il duello aereo con Segre. C'è ancora calcio d'angolo perché l'ultimo tocco è stato con la testa proprio del giocatore del Palermo. Ancora Di Molfetta, palla verso il primo palo, stavolta il colpo di testa di Cipitelli finisce fuori, benché il numero 23 della Feralpi avesse anticipato in maniera piuttosto onesta anche Ceccaroni, però non, la sua torsione non gli ha permesso di inquadrare lo specchio della porta. Siamo all'undicesimo minuto, inizia in questo momento il dodicesimo minuto, sempre risultato di 2-0. Attenzione perché arriva anche il momento di Felici, sta entrando il numero 27, una nostra vecchia conoscenza, al posto di Bacchetti, quindi cambia sistema di gioco adesso Vecchi, e poi il numero 97, come detto, Mattia Felici. Vediamo al posto di chi, Mattia Felici, che in Serie D ha fatto sognare, tipo, al posto di Molfetta. Entra al posto di Molfetta, sono curioso di vedere se in qualche modo il pubblico rosanero gli riserverà un applauso, oppure sì, sento qualche applauso per Felici, che ovviamente ha lasciato bei ricordi, anche se poi non ha legato con Baldini, e la sua seconda esperienza insomma non è stata delle migliori. Rimessa dal fondo in favore del Palermo, palla a Pigliacelli, che adesso la giocherà corta sui difensori, oppure andrà lungo a battere, vediamo come la gioca il Palermo. Ceccaroni la batte per Pigliacelli, palla all'interno dell'area con adesso i giocatori della Feralpi che vanno in pressing proprio con Felici su Pigliacelli, allontana velocemente Pigliacelli, palla verso Valenti, ancora però la Feralpi con Fiordilino, prova una reazione la formazione lombarda. 2-0, ripetiamo, minuto numero 13 in corso, 2-0 per il Palermo. Grazie Giovanni, andiamo da Gabriele Messina. Cinzia, prima di andare ai messaggi ti informo che il Südtirol è riuscito ad agguantare il pareggio proprio nei primi minuti della ripresa, mentre restano ancorati sul 0-0 Parma e Reggiana, è invariato il risultato tra Modena e Pisa. Devo dirti che c'è un caso tra i nostri tifosi. Io non so quanto tu sei appassionata di cinema, però io sono andato veramente a cercarlo poi su Google e devo dire che effettivamente ci hanno proprio preso, perché due dei nostri tifosi ci hanno scritto, Giuseppe Alaimo e Domenico, ci dicono buon Palermo, adesso dobbiamo mettere la partita in ghiaccio, e poi ci fanno notare una strana somiglianza tra Fabio Lucioni e un attore, Liev Schreiber, che è noto, insomma, un attore americano che ha fatto davvero tantissime cose, tra cui CSI. Ma abbiamo la depositiva dell'attore? Credimi, è davvero, guarda, cerco di adesso veramente di fartela avere, ma sono davvero identici. E ce l'hanno davvero segnalato in tanti. Poi ancora invece tantissimi commenti sul primo tempo di questa squadra, una sola squadra in campo, ci scrive Andrea, il Palermo, bel primo tempo con un grande Henderson, un ottimo direttore d'orchestra come Stulac e un ispirato Di Mariano, devo dire purtroppo risulta stretto perché potevamo stare almeno 3-0, irriconoscibile Brunori. E su Brunori sono davvero in tanti a scrivere il loro commento. Capitan Brunori, non ti vedo presente, che succede? Non è da te sbagliare queste due occasioni da gol, facci vedere almeno una rete. Complimenti ad Insigne, speriamo nulla di grave. Addirittura sull'infortunio c'è chi si rivolge in alto per scongiurare lunghe assenze, dice: ti prego Santuzza, ci scrive Emanuele, Robertino 15 giorni a Mondello e passa la paura. Poi ancora, ottimo Palermo, adesso tocca chiuderla, questo prima del secondo gol. Brunori mi spiace, poco lucido, metterei Soleri in campo. Poi ancora un altro messaggio, ci arriva da Maurizio, dice una situazione un po' contorta, dice: qualcuno porta a tasso, so che qualcuno ci sta rimanendo male, ma come l'altra volta porto a tasso a chi porta a tasso, e quindi in sostanza diciamo questo gioco di scongiuri lo porta a dire che oggi vinceremo. Gaetano ci scrive: d'accordo il gioco fluido, la superiorità territoriale, le chiare occasioni a rete, ma non bastano per ottenere i risultati che speriamo. Ci vuole più cattiveria e mordente, che ritengo ancora latitano. Ritenete sufficiente mantenere un risultato così con una squadra che è visibilmente molto inferiore, accontentarsi di questo andazzo? Basta, bisognerebbe mettere la palla dentro, altrimenti non otteniamo nulla. Anche lui su Brunori, non in condizione fisica e mentali, non si può sbagliare in modo così
un gol fatto già nei primi minuti, si era divorato una rete che normalmente segnava. A te, Cinzia. Grazie. Intanto, Gabriele, Palermo, sì, che cambia. Palermo, che ci sono dalle sostituzioni alla Feralpi. La Feralpi praticamente passa con una linea 4. È il Palermo che fa invertire le fasce, inverte le fasce, quindi giocatori di fascia alta, quindi Di Mariano che da sinistra passa a destra, invece Valente che da destra passa a sinistra. È probabile che, almeno la lettura così a caldo, penso che dall'infortunio di Insigne probabilmente lui stia preparando già l'inserimento di Francesco a sinistra con Di Mariano a destra, ecco. Ho capito. Rocco Ant, non litighiamo più e poi si torna ancora in diretta. In diretta su TGS RGS Studio Stadio Palermo Frapisarò, il risultato è di 2-0. Adesso andiamo da Giovanni Di Marco perché ci sono stati dei cambi. Giovanni? Sì, con il Palermo però che si è ricompassato, tutto schierato, adesso c'è il break, attenzione, brutto fallo da parte di un giocatore della Feralpi, vediamo all'indirizzo di chi mi è sembrato Matteo, esattamente il giallo invece lo prende Fiordilino, se non ho visto male, che ha fatto, sì, un fallo tattico necessario per non far arrivare Matteo direttamente a ridosso dell'area avversaria, dunque calcio di punizione per il Palermo, sempre 2-0 con due cambi, avete visto bene, da parte del tecnico rosanero Corini, che ha tirato fuori Henderson e al suo posto è entrato poi alla fine quello che importa è veramente portare a casa il risultato, qui bisogna accumulare punti, la concretezza e infatti poi vedo un Palermo che è padrone del campo, che gestisce bene la palla, va a attaccare, insomma, non sta, voglio dire una cosa, quante, non sta, ecco, voglio niente. Chiederti una cosa, Santino, che evoluzione vedi della squadra rispetto anche alla settimana scorsa, cioè qualche giorno fa, in realtà non è passata neanche una settimana, nella sfida a Reggio Emilia? No, anche a Reggio Emilia la squadra è piaciuta, lasciando stare l'errore, sì, nel pareggio della Reggiana, la squadra mi è piaciuta in tutte e tre i reparti, oggi Ma anche nella costruzione del gioco ti era piaciuta? Se ne era visto poco, eh? Meno. Ecco. Però c'è stata concretezza. Sì. Oggi vedo più padronanza nel palleggio, meno rischi, mentre le altre volte dietro si rischiava. Oggi abbiamo rischiato nel primo tempo su una palla lunga, una ripartenza, ma poi, sì, poi niente. Poi è chiaro che dobbiamo dirlo questo, Santino. Ci troviamo di fronte a una squadra che fino a questo momento ha soltanto perso su tre partite, non ne ha vinte né pareggiata nemmeno uno. Sì, però diamo merito anche al Palermo, perché assolutamente poi no. È sempre il Palermo, però, invece questo è un Palermo. Poi devo Palermo dire una che cosa. Può ancora, secondo me può ancora fare molto molto di più. Sì. Marco, peraltro, questi della Feralpi Salò che ci stanno veramente a cuore, perché i tifosi, tu mi hai mandato prima una foto dove c'era questo gruppo sparutissimo, praticamente da Salò sono arrivati soltanto quelli che abbiamo visto all'inizio del video e che vedremo poi alla fine per un commento finale quando usciranno dallo stadio, niente di più. Insomma, una trasferta importante. Se si arriva è perché si vuole vedere una bella partita in un grande stadio e in una bella città. Però loro sono stati anche un po' sfortunati con il calendario, hanno subito affrontato delle squadre importanti partendo dal Parma, che fino a questo momento è l'unica a punteggio pieno. Assolutamente sì, tra l'altro l'allenatore del Venezia si lamentava proprio di questo, però il calendario non è stato fatto sicuramente dal Palermo, cioè. E sicuramente le prime squadre che abbiamo incontrato, ovviamente a parte il Bari, ricordiamo che la seconda sarebbe stata su Brescia, diciamo che se tu 3 su 4 sarebbero state, diciamo, squadre ampiamente alla nostra portata. Quindi, però l'importante è fare 3 punti, anche perché, come ricordavo l'anno scorso, noi con quelle che sono retrocesse e sono andate ai playoff, ai playout, non è che abbiamo fatto, sì, benissimo l'anno Mamma scorso. Mia, quindi infatti. Le partite 99, il pallone è rotondo, fatemi fare questi 3 punti, fatemi portare a casa e settimana prossima discutiamo, anche perché adesso vi faccio sognare. Ad oggi, se il Palermo con una partita in meno, se avesse vinto quella partita interna col Brescia,
sarebbe pari punti col Parma, quindi altro che, insomma, c'è più sostanza rispetto all'anno scorso, rispetto a quei blackout di un tempo, rispetto a quelle rimonte, cioè ne abbiamo viste veramente tanto e soprattutto le abbiamo viste insieme. Io voglio dire una cosa, ascoltando le parole di Marco, che sì, è un po' la voce del popolo, ovviamente, certo, del tifo, la voce del tifoso in generale. Cioè, sembra che la partita del Bari sia stata un anno fa. No, è passato pochissimo tempo. È vero. Cioè, ma comunque, nel senso, paradossalmente, noi abbiamo che. Beh, il problema qual è stato? Anche pausa. C'è da dire. Noi c'è non stata la pausa. Quindi si è dibattuto per 15 giorni prima ancora che poi ci fosse l'altra partita, che togliesse ovviamente l'attenzione di là. Intanto, bene, altro adesso... cambio per Raffaele Alpi, che toglie, mi sembra, il terzino destro Ferrarini ed inserisce, adesso vediamo, magari lo riprendo dal tablet, Cinzia, che sì, ha sempre qualche secondo in ritardo e riesco magari a rivedere. Ricordiamo l'azione. Che noi abbiamo sempre il supporto di Giovanni, che è allo stadio Barbera per noi. Anche Letizia, ok, anche Letizia, vabbè, l'ultimo arrivato. L'ultimo acquisto. L'ultimo acquisto, sì. Ok, insomma, arrivato. Sta provando anche con i cambi Stefano Vecchi, che mi sembra preoccupato, insomma, non nasconde sul suo volto la preoccupazione. No, Santino, comunque... però c'è da dire una cosa. Sì, no, ma lui che... dico Spavaldo, perché sì, lui ha giocato con i duelli dietro, con i tre, quindi non è che così, si è venuto a chiudere. No. Cioè lui è venuto a giocarsi la partita. Nonostante io ritengo sia impreparata ancora la squadra. Ecco, per era la quello B. che volevo chiedere proprio a Santino Nuccio, cioè stanno veramente subendo questo peso della categoria che è tutta nuova per loro, insomma, una squadra, la Feralpi Salò, che in B non c'era mai stata, ma ricordiamo ha una storia che è recente. Le categorie purtroppo ci sono perché cambiano gli interpreti, cambiano i giocatori, ci sono giocatori con più qualità. Sì. E il Feralpi ha tenuto la maggior parte dei giocatori dell'anno scorso, che hanno fatto quasi sempre la Serie C. Sì. Ora ha cominciato, ho visto degli acquisti che ha fatto, che hanno giocatori di esperienza della Serie B, ma sono arrivati adesso, perciò certo, bisogna dare tempo a Vecchi di lavorare. Assolutamente. Senti, e riprende. Però è un allenatore, è una squadra che si riprenderà, perché è una squadra che cerca di giocare a calcio e ma ne siamo anche assolutamente consapevoli. Peraltro, a proposito, tu dicevi prima dei calciatori, ha mantenuto più che altro quelli dello scorso anno, la squadra proprio è stata presa quasi come esempio, perché l'anno scorso è riuscita a vincere il campionato soltanto con uno straniero, quindi facendo leva soltanto su giocatori italiani, e questo è un argomento importante, no? Cioè presi non solo, giovani, ma la prima giornata di campionato, scusami Cinzia, sì, ha fatto esordire un 2007. Quello che stavo dicendo, cioè giovani e poi qualcuno d'esperienza, che è un po' la linea che stanno seguendo tutti. Ricordiamoci che il Palermo in questa sessione di mercato ha tenuto ad acquisire dei certo, calciatori importanti che avevano vinto il campionato di B. Tantissimi quelli che sono arrivati hanno vissuto anche i campi di Serie A, e poi ci sono i giovani su cui sì, puntare. Dico, per 2007 il futuro è ancora un giocatore, un allievo ancora. Certo, ancora ecco, allievo, ecco, va, e lì volevo arrivare alla tua scuola calcio, perché tu sui sì, giovani hai una grande preparazione, perché la scuola calcio ti dà questa opportunità di tenere proprio in erba, nel vero senso della parola, tutti quei giovani da cui si può tirare fuori anche qualche talento. Ma noi già da domani cominciamo lì al Falso Miele con l'attività di base dai sì, piccoli, Fada, dai piccoli, Fada, Falso Fada, Miele, Fada Football Club, sì, dai piccoli amici, quelli dai 2017-2018 fino alla prima squadra. Quest'anno abbiamo la prima squadra, facciamo la seconda categoria, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato. In più quest'anno, dopo 5 anni, siamo stati premiati, quest'anno facciamo anche i campionati regionali, sia giovanissimi e allievi. Diciamo che siamo quasi completi a fare dei buoni campionati. Sì. E soprattutto la soddisfazione che sono tutti i ragazzi che abbiamo cresciuto noi in questi 5 anni. Ora è venuto qualcuno da altre società, però questa è una grande soddisfazione di portare il ecco, campionato regionale. Però a io ti chiedo, tra questi giovani che arrivano nella tua scuola calcio, hai già, come dire, intravisto qualche futuro talento che può aprire le ali e spiccare il volo? Allora, l'anno scorso noi facevamo giocare in 2005, che quest'anno abbiamo dato in eccellenza per fare esperienza, sì, e ha delle grosse qualità, deve crescere, essendo abituato a giocare
nel nostro settore giovanile ha bisogno di una crescita diversa. In più abbiamo dei gruppi, nel gruppo giovanissimi del 2009-2010, dei ragazzini che sono attenzionati da squadre professioniste. Questo, insomma, è una cosa che ci fa piacere. Quello che resiste è la passione per il gioco del calcio da parte dei maschetti. Sì, è quella ci deve essere sempre. Ma è la passione, è quella che non ti fa stancare mai. È vero, è vero. Torniamo alla musica. Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, In the Dark. Andiamo subito da Giovanni Di Marco, perché abbiamo visto cambi importanti allo stadio Renzo Barbera tra Palermo e Feral Pisalò. È uscito Brunori, sì, non è neanche molto felice. Dimmi. È uscito Brunori al suo posto Soleri, e questo è un cambio che ovviamente ci può stare, a maggior ragione pensando ai gol che ha fatto finora Soleri sia a Cagliari che in Coppa Italia che a Reggio durante il turno infrasettimanale, l'ultima giornata, e poi l'esordio di Di Francesco, 10 minuti per lui al posto di Mariano, che aveva dato tantissimo. Applausi per tutti, ovviamente per i due entrati in modo particolare, Soleri, Beniamino, certo, del pubblico, e Di Francesco, che come dicevate voi, insomma, rappresenta un po' la ciliegina sulla torta di questo mercato sontuoso del Palermo. È uscito con un po', diciamo, di muso lungo Brunori, ma non che ce l'avesse con l'allenatore che l'ha tolto, semplicemente con se stesso. Con se stesso, Brunori, infatti, ormai lo conosciamo bene, quando sbaglia i primi palloni poi un po' si deprime, poi cerca con insistenza il gol, ha avuto una chance all'undicesimo minuto, poi ha sciupato sempre nel primo tempo il raddoppio da ottima posizione, e credo che la partita di Brunori mentalmente sia un po' finita lì, perché poi insomma si è indispettito anche con i compagni, qualche passaggio sbagliato, non era insomma nella migliore serata, quantomeno dal punto di vista mentale, non tanto dal punto di vista fisico. Ovviamente prima segnerà, prima si sbloccherà. Seguiamo questa azione del Palermo con Segre, messo in movimento da Di Francesco, non riesce a restituirgli palla, prova a ripartire la Feralpi, siamo giunti al 37esimo minuto, è sempre 2-0 per la formazione rosanero, che adesso va a recuperare un pallone proprio con Di Francesco, Lung non riesce a tenerlo in campo, sarà fallo laterale per la Feralpi, che cambia un ultimo giocatore, entra Parigini, acquisto dell'ultimo momento, questo in casa Feralpi, vediamo al posto di chi, oggi tra l'altro devo dire che è uscito il 14, quindi Compagnol, devo dire che molti giocatori che sono entrati la Feralpi li ha presi negli ultimi giorni di mercato, per cui così come Di Francesco, sì, o Henderson magari non sono pronti, e credo che la Feralpi è destinata a migliorare, non a essere la squadra materasso di questo campionato, anche perché può lavorare in tranquillità, Vecchi, non ci sono le pressioni che ovviamente esistono a Palermo o a Bari, per dire due piazze che quest'anno insomma sperano di essere protagonisti. Siamo al 38esimo minuto, 2-0 per il Palermo, col Palermo che gestisce con calma la situazione. C'è adesso un fallo subito da Segre, calcio di punizione per il Palermo. Poi. Grazie Giovanni, allora facciamo questo giro di commenti, cerchiamo di capire se può cominciare un caso Brunori adesso, perché lo abbiamo visto innegabile, il suo volto scuro, aveva ragione Giovanni, il primo pensiero è stato quello, probabilmente ce l'avrà con se stesso. Allora partiamo da Santino Nuccio, perché ci parla con cognizione. Ma sicuramente l'attaccante che sbaglia, sì, sa che ha sbagliato, sa però che gli possono capitare altre occasioni, lui essendo che l'anno scorso era il leader spogliatoio, indiscusso, capocannoniere, certo, ora credo che la leadership del gruppo, ci saranno altri giocatori, beh, già, certo, molto, certo, più esperti, anche di carattere, certo, però Brunori è uno che i gol li ha fatti sempre, perciò come no? dobbiamo aspettare che si sblocca. Esatto, Marco? Confermo quello che ho detto prima, non vedo nessun tipo di problema. Però l'hai visto, non è felice. Sì, per carità, si può essere anche non contenti, diciamo, della propria prestazione. Che felice quando esce, ha detto Santino, ha ragione. Bellissima, ma soprattutto, come diceva, da tifoso uno non è felice quando esce che perde, figurati, insomma, un attaccante che non segna. Però dico, non mi fa scendere la testa, anche perché, visto e considerato che con X abbiamo avuto una grossa pausa, adesso mi vorrei godere questa pausa del campionato
col fatto che il Palermo abbia giocato e ha vinto due partite di seguito. Mamma mia, che meraviglia! Anche infatti, per una questione di pace interiore. Facciamo parlare anche Umberto Calaiò in merito. Sta mancando. Di cosa state discutendo? No, perché voi confabulate, rendeteci partecipi. Stavamo disquisendo sulla posizione di Stulac e soprattutto in fase difensiva quanto manchi a Stulac questa capacità anche di andare a prendere palla. Aspettiamo, Palermo gol del Palermo di Francesco. No ragazzi, cosa ho detto? Quando è entrato Di Francesco ho detto, Santino conferma. Ma vi immaginate se esce Brunori, entra Di Francesco e fa gol Di Francesco, come deve sentirsi Brunori? Ed è arrivato il gol di Francesco. Adesso sta ancora peggio quel ragazzo, eh? Io vorrei quasi abbracciarmelo Brunori in questo momento. Marco! Ma questa è la dimostrazione della Ma dico, siamo in grado di fare una... Siamo in grado di creare una polemica su un Palermo che vince 3-0. Guarda, Soleri ha fatto pure l'assist. È vero, sono contentissimo. Stupendo! E ancora ci sono 10 minuti. Sono contentissimo. Il nuovo arrivato ha pure segnato. Ancora ci sono 10 minuti. Insomma, direi che tutto va come da copione. Esatto, immaginiamo già i titoloni anche sul giornale di Sicilia di domani su questa squadra che veramente ha manifestato subito le potenzialità, no? Completata dalla chiusura del calcio di mercato, del calciomercato, che sta dando dei buoni frutti, perché Di Francesco veramente è arrivato all'ultimo giorno, possiamo dire così, l'altro ieri peraltro ha fatto un solo allenamento, infatti magari adesso ci mette anche Koulibaly è in panchina, no? Sì, Koulibaly è in panchina. Però non so se li ha esauriti i cambi, non dovrebbero, esatto, che non ha perché fatto è entrato Lunde al posto di Aurelio, Basic per Henderson, sì, sono esauriti perché Valente era entrato prima per Insigne, Soleri per Brunori, Di Francesco. Vabbè, va bene così. Allora andiamo subito da Gabriele Messina. Beh, Cinzia, come diceva Marco, purtroppo anche qui il Palermo vince ma non convince. In tanti dicono stiamo cauti perché comunque l'avversario di oggi non è proprio un grande avversario. Emanuele scrive: contro nessuno questa partita conta poco, godiamoci la vittoria sì, ma rimaniamo coi piedi per terra. Corini ha fatto delle buone scelte. Un po' spazio alla felicità, bisogna la contentezza, bisogna darla, no? Sono d'accordo, ma devo dirti che insomma davvero in tanti ci scrivono, ma c'è anche chi ci dice ci dobbiamo lamentare anche quando vinciamo, godiamoci giusto, la serata adesso tutti a festeggiare con gli amici della Feralpi. Ancora campagna acquisti stellare, adesso speriamo in uno stadio nuovo. E poi c'è un nostro tifoso che rivolge una domanda a Umberto Calaiò. Dice: cambia la guida della nazionale e cambia anche la lista delle convocazioni. Oggi l'abbiamo visto, ci sono dei nuovi nomi nella lista di Spalletti. Sì. E ci dice: c'è speranza, secondo te, Umberto, di vedere qualche rosa in azzurro? In azzurro? Intanto abbiamo un azzurrino. Esatto. Che è De Planche, che è stato convocato in Under 21. Poi abbiamo gli altri convocati, però per le proprie, ovviamente. Sì, purtroppo Vasic ha deciso di giocare per la Serbia e quindi non è un giocatore convocabile per l'Italia. Brunori in precedenza è stato convocato per i famosi stage fatti da Mancini in precedenza. Poi ricordiamoci che c'è Lund che va con la nazionale statunitense Lund, perché ha la doppia cittadinanza. Esatto, ha deciso di andare con quella statunitense. In questo momento non credo che il Palermo, un po' per fattori anagrafici, quindi che so, Ceccaroni e Lucioni mi sembrano fuori portata. Certo. Di Francesco ha comunque quasi 30 anni, per carità, ci può pure stare che magari se fa un campionato stratosferico come è stato in precedenza, ma non credo che l'Italia, la nazionale, abbia necessità di avere soprattutto sugli esterni, dove comunque tra Berardi, insomma, comunque siano coperti. Quindi in questo momento non credo. Certo, penso che se Soleri dovesse fare quello che ha fatto Toni l'anno in cui si vinse il campionato di B con Zamparini, quindi 30 gol in Serie B, beh certo, magari a questo punto si potrebbe rischiare, potrebbe no? essere certo. un tipo di attaccante che all'Italia manca. Si va cercando, un attaccante così si cerca. Vorrei andare da Giovanni, perché prima nell'euforia del gol non siamo andati allo stadio. Vorrei capire come sta vivendo il Barbera questo risultato di 3-0. Giovanni?
E questo gol di Di Francesco. Cinzia, intanto vediamo adesso quanto sarà il recupero. Beh, è stata festa non solo per Di Francesco, ma anche per tutto lo stadio, anche perché l'azione è stata bellissima. Un contropiede perfetto con uno scambio davvero molto molto bello tra i due rientrati in campo pochi minuti prima. Sono entrati assieme al 34esimo minuto al posto di Brunori e Di Mariano e hanno confezionato il gol del 3-0. Attenzione al colpo di testa, il palo colpito da Vasic adesso su un cross dalla sinistra, mi è sembrato Di ancora Francesco. Di Francesco protagonista, il cross di Di Francesco, colpo di testa di Vasic e palla che si è stampata sul palo, risultato che rimane dunque di 3-0. Adesso non so se è stato dato già il recupero, no, arriva adesso 5 minuti di recupero con il Palermo che si ributta in avanti. Ovviamente è una serata che è diventata una serata di festa, questo esordio, questa prima del Palermo stagionale. Il Palermo non giocava al Barbera, se escludiamo ovviamente l'amichevole col Melita, da 106 giorni, l'ultima volta la partita pareggiata col Brescia che di fatto tolse la possibilità di partecipare ai playoff alla squadra di Forino. Una serata molto deludente, si torna questo sabato di settembre con questo 3-0 netto contro una squadra che però non solo finora non ha raccolto neppure un punto ma non ha mai segnato. E quindi questo non toglie meriti al Palermo, per carità, ha ragione Corini quando dice le nuove arrivate in via hanno anche dalla loro l'entusiasmo, la freschezza, ma pure è vero insomma che c'è una differenza tecnica abissale tra le due squadre. Seguiamo ancora il Palermo con Vasic, due volte prova a recuperare palla, riesce, appoggia di dietro per Sulas, poi il servizio per Lucioni che va a richiamare in causa Figliacelli. Partita ormai finita praticamente, si giocherà ancora per 4 minuti. Sono sicuro che in questo momento la cosa a cui tiene di più Corini è quello di non prendere gol, di chiudere senza gol al passivo e non prendere ammonizioni. Non ci crede, esatto. Non ci crede più. Adesso vediamo ancora Di Francesco che prova a scappare all'avversario, si trattava di Letizia, perde il duello, commette fallo, sarà calcio di punizione per la Peralti. Ricordiamo che dopo la sosta il Palermo riprenderà dall'Ascoli, Ascoli che peraltro ha perso 3-1, vinceva 1-0 contro il Sud Tirol, a Bolzano alla fine ha perso 3-1, quindi arriverà un Ascoli che insomma è reduce da una sconfitta piuttosto pesante e che tra l'altro avrà tra le proprie fila due ex, uno è Viviano, lo ricordiamo, portiere in Serie A del Palermo, e l'altro invece è Nestorowski, che invece ha trascorso ben 4 stagioni in rosanero tra Serie A e Serie B. Okay. Mancano ancora 2 minuti, Cinzia, ti richiamo in causa solo per dare il finale a te. Sì, ok. Noi ascoltiamo l'ultimo brano per questo collegamento su RGS, poi continuate a seguirci su TGS perché ci sarà il post partita che include anche le interviste in Mix Zone. Sentiremo il tecnico Corini e la sua felicità dopo questo che ormai è quasi certo vantaggio e quindi che ci fa portare a casa 3 punti con la vittoria. Articolo 31, un bel viaggio e subito dopo si torna. Gli amici che ci hanno seguito attraverso la frequenza di RGS in tutta la Sicilia, a cui abbiamo raccontato questo bel viaggio che è stato caratterizzato dalla partita che si è giocata allo stadio Renzo Barbera, che è in festa in questo momento dopo la vittoria di 3-0 sulla Feral Pisalò. Andiamo allo stadio Renzo Barbera dove c'è Giovanni, vi ricordo agli amici di RGS che si continua con il post partita fino alle interviste in Mix Zone del tecnico Corini. Giovanni, ci sei ancora? Sì, eccomi qua Cinzia, ci sono. Dunque 3-0, vittoria tutto sommato facile, meritatissima e ampia, risultato che ci sta tutto. Il primo gol il Palermo lo ha realizzato al 15esimo minuto grazie a Insigne, prima rete per lui in rosanero servito da Henderson, 1-0, poi un paio di chance con Insigne che però sul finire del primo tempo si è fatto il male, un problema all'adduttore, è entrato al suo posto Valente, poi all'inizio ripresa il raddoppio con un pallone errato del portiere della Peralti, Insignacco ha intercettato Segre, palla per Solas che ha realizzato il suo primo gol in maglia rosanero. Il Palermo ha rischiato pochissimo, ha mancato un paio di volte il 3-0 e poi nel finale altro esordiente in gol, stavolta Di Francesco, entrato da pochi minuti, esattamente da 6 minuti, un contropiede perfetto, quello portato avanti da Di Francesco in combinazione con Soleri, e gol del 3-0 con la festa dei tifosi 22.600 che adesso stanno salutando i giocatori del Palermo in campo. Prossimo appuntamento tra 2 settimane, adesso c'è la sosta col Palermo che giocherà ad Ascoli. Vi ricordo lunedì sera TGS Studio Sport, intanto vi lascio
e così scappo giù e ci ritroviamo fra qualche minuto per l'intervista in diretta. Va bene, grazie Giovanni. Adesso ci fermiamo per un paio di minuti per la pubblicità, ritorneremo in studio, sentiremo i messaggi che sono arrivati al nostro numero, sarà Gabriele Messina a leggerceli e poi parleremo con i nostri ospiti. Marco Placente, ci sarà il suo commento finale, c'è il commento di Vinny Orlando, il tifoso che sta seguendo, che ha seguito allo Stadio Barbera la partita, e poi ci sarà anche il commento del gruppetto di tifosi della Feral Pisalò e il commento ovviamente dallo studio con Santino Nuccio e Umberto Calaiò. Tra poco ci vedremo qui su TGS. Piazza, siamo al centro del tuo fare. Prodotti per il lavoro, la casa, il tempo libero e tanto altro. Scaldabagno 80 litri Schaffoto, 99,99 €. Climatizzatore 9000 BTU inverter A++, 289 euro. Caldaia Vaillant, 930 euro. Settore edilizia, 30% di sconto. Piazza, Corso Tucori 179F, Palermo. www.piazzapalermo.com. Seconda partita consecutiva in cui si portano a casa i tre punti, non ci resta che gioire per questo sabato sera e poi proiettarci nuovamente alla prossima partita. C'è tempo, ce lo ricordava prima Giovanni Di Marco, c'è la settimana della sosta perché c'è la qualificazione per gli europei da parte della nazionale e ovviamente per Corini sarà tempo preziosissimo in cui poter chiamare a raccolta i nuovi e soprattutto cercare un'aggregazione e far comunicare fra di loro, insomma, quelle comunicazioni che poi devono essere in campo e devono far sì che si possa evidenziare quella differenza dei calciatori che sono arrivati e che abbiamo già visto immediatamente in campo, soprattutto a proposito di Di Francesco che appena entrato è andato in gol. Andiamo intanto da Gabriele Messina. Gabriele, li voglio tutti festosi i nostri telespettatori, hanno mandato messaggi gioiosi, sì o no? Beh Cinzia, devo dirti che la tifoseria è spaccata e come insomma, avevo già anticipato poc'anzi, c'è chi dice un avversario troppo modesto per dimostrare quanto valiamo, ma c'è anche chi si gode la festa, insomma due vittorie consecutive non sono roba da poco, prima di una pausa che vedrà i giocatori dei club impegnati con le nazionali, ma prima di andare ai messaggi volevo un attimo fare un riepilogo su quelli che sono stati i risultati finali delle altre sfide che sono scese in campo oggi pomeriggio. Modena-Pisa è finita 2-0 per la squadra di casa, un freddo 0-0 ha fermato la corsa del Parma proprio in casa, la Reggiana è riuscita ad arrestare quella che sembra essere l'altra favorita del campionato e poi la remontata del Südtirol contro l'Ascoli, 3-1 il finale. Ascoli che vinceva 1-0 e poi Südtirol che nel giro di 45 minuti è riuscita a ribaltare la partita. Andiamo ai messaggi, ci scrive Gaetano, dice questa partita non può ritenersi probante in quanto con tutta la buona volontà l'avversario al momento è troppo modesto. Poi ancora un abbraccio da Saverio da Saverio Martignetti a Umberto Calaiò e Santino Nuccio, ancora Gianni, avversario mediocre, adesso bisognerà vedere se sarà convincente ad Ascoli. Poi invece di tutt'altro avviso sono questi altri tifosi che ci scrivono: abbiamo criticato Corini che l'anno scorso ha provato a fare un calcio con giocatori improponibili, la strada è lunga, ma questo Palermo mi sembra pronto per giocarsela per la massima serie. Poi ancora ci sono voluti due minuti per Di Francesco, davvero impressionante, un giocatore che secondo me ci farà davvero innamorare. E poi ancora un messaggio ci arriva da Davide, dice: la migliore partita che abbiamo visto, bravissimi tutti, in attesa del capitano che si sbloccherà. Finalmente abbiamo
un buon centrocampo, un trio che funziona benissimo. E ancora un gran bel Palermo, ci scrive Andrea, a prescindere dall'avversario, quello che conta è l'atteggiamento che abbiamo visto oggi in campo, positivo e propositivo, anche se il 3-0 secondo me bisogna prenderlo davvero con le pinze. Anderson, Stulac e Insigne davvero instancabili, Di Mariano tanta corsa e volontà come sempre, poi Di Francesco davvero ciliegina sulla torta di questa campagna acquisti importante. Difesa di ferro con un solo gol subito in 3 partite, questo secondo me deve essere l'approccio vincente da prima della classe. Poi ancora Soleri nettamente più in forma in palla di Brunori, mi piacerebbe vederlo titolare. Cosa ne pensano in studio? Ed è la domanda che rivolgiamo ai nostri amici. Sì, però ricordiamoci, prima di lasciare la parola ai nostri esperti, che Soleri, quando è partito dal primo minuto, alla fine non ha mai dato un rendimento così come quando invece da subentrato riesce immediatamente a fare o assist o gol addirittura, e ne ha fatti veramente tanti proprio sì, da subentrato. Intanto, insomma, io vorrei subito... intanto rispondete a questa domanda, allora... e poi volevo chiedere una cosa a Santino prima, però no, su Soleri. No, su Soleri diciamo, tante volte nella storia del calcio c'è sempre il giocatore che subentra e fa gol, sì, e quindi poi diventa uno che è utile solo da subentrante. È una magia, quella è una magia, è proprio un'alchimia che, esatto, si viene a creare, insomma, una miscela di cose. Quindi no, però oggettivamente io non penso che un giocatore sia contento di stare in panchina e accontentarsi dei 10 minuti finali nonostante faccia gol. Io penso che Soleri abbia tutta la volontà di potersi guadagnare il posto, certo, da titolare, certo. Ricordiamoci perché lui con un Palermo ha rifiutato di andar via, nel senso che non sarebbe stato contento, poi l'ha ribadito proprio in occasione della festa dei tifosi rosanero. Non è facile un giocatore che fa i gol, va in panchina e quando entra per 5 minuti, 10 minuti riesce a dare sempre il massimo. Soleri è questo giocatore, sì, ed è da apprezzare. Sì, no, ma non è facile. Diciamo, Santino, io stanno andando avanti. Nella storia del calcio, ti ricordi un elemento come Soleri che faceva gol solo da subentrato? Ma io Carajo. Ma ci sono stati, per esempio, però entrava quando per esempio entrava nel Milan, c'era allora quell'attaccante che subentrava e faceva gol. E chi era? Adesso non mi sto ricordando. Proprio per Soleri si fa trovare sempre pronto, subentrava e faceva gol. Ci sono gli amici della Feral Pisalò. Allora c'è Francesco Bocchio che è in collegamento con noi. Sono proprio fuori dal... Mamma mia, che faccette tristi che avete. Anzi, Francesco sta sorridendo. No, però chi ha le spalle lo vedo molto serio. Francesco, tu hai detto nel video che il risultato finale non importava. Esattamente, noi siamo a festeggiare stasera. La nostra squadra ha giocato meglio che Ascoli. Avevamo 25 sciarpe al seguito e le abbiamo regalate ai bambini di Palermo. Ma che siete carini! E abbiamo fatto del nostro meglio, come la nostra squadra. Voi avete la voce del Barbera, l'abbiamo sentita anche noi stasera, in effetti. Io penso che i tifosi del Palermo ti faranno per la Feral Pisalò, perché il signore sta dicendo hanno giocato meglio che ad Ascoli. Sì. Quindi significa che stanno intravedendo qualcosa che li porterà certamente ad avere una squadra un po' più solida, no? Certo. Perché comunque dagli ultimi arrivati. Ma in ogni caso abbiamo visto dei miglioramenti nella nostra squadra. E questo ci fa enormemente piacere. Poi chiaramente non era Palermo la piazza per fare, certo, punti, dobbiamo anche capire queste cose qui. Certo. Bisogna essere sportivi fino in fondo. Sì. Noi salodiani lo siamo da sempre. Sì. Francesco, comunque voi oggi avete veramente dato, e tu con le tue parole, quelle che hai detto nel video e quello che hai detto poco fa con le sciarpe che avete portato da regalare ai bambini palermitani, questa è una importantissima lezione di sport. E Santino Nuccio, che è stato un calciatore, un allenatore, che ha una scuola calcio dove va lì a tirar fuori, a far vedere crescere i bambini, sa che ci sono degli elementi che vanno trasmessi, che sono imprescindibili, no? La correttezza e lo spirito sportivo. Ma loro l'hanno. Noi seguiamo quelli che sono gli insegnamenti della nostra società.
La nostra società è una società estremamente valida dal punto di vista anche economico, abbiamo un grande presidente, sì, cerchiamo Pasini. Di fare del volontariato, cerchiamo di aiutare il prossimo e di essere degli sportivi e ovunque andiamo dobbiamo portare il messaggio dei tifosi salodiani, che è un messaggio di amore per la nostra patria, perché dal Brennero a Lampedusa si può trovare di tutto e di più, ma l'Italia è bellissima e stasera Palermo l'ha dimostrato. Bravo, complimenti. Questi sono i valori dello sport, no, che oggi vanno conservati, sì, sempre sì. E divulgati con molta io oggi cura. Io ne approfitto anche per salutare il presidente, ma tra l'altro conosco Ferretti e tanti altri, sì. Perché nella mia attività di agente, lo dicevo, gli ho mandato un messaggio alla loro pagina ufficiale oggi, che quando Tonino Asta, il nostro ex sì. calciatore, ha allenato la Feral Pisalò, proveniva dal Bassano, ho conosciuto il presidente perché portai Guido Davì, che era un centrocampista ex Palermo, che loro ricorderanno bene. Io da quel momento ho cominciato a seguire la Feralpi e i suoi valori, l'etica, anche da un punto di vista aziendale, perché seguo Pasini anche da un punto di vista aziendale. C'è un'azienda che produce, ragazzi, e fa l'acciaio, più il ferro, di 1800 dipendenti, ma al di là di questo sì. c'è un'azienda sostenibile, c'è sì. un attento all'ecologia, all'ambiente, ma lo vediamo anche l'anno scorso quando si sono presentati con le maglie di Falcone e Borsellino. Cioè è un calcio pulito, un calcio con valori sani, etici. È quello che vorremmo vedere. E hanno un settore giovanile importantissimo, perché sì. loro, grazie al fatto che tante altre squadre, magari nel circondario, perché loro tra Brescia, Bergamo, ce ne sono tante, sono riuscite a creare un settore giovanile importante. L'abbiamo detto in trasmissione, hanno fatto esordire due settimane fa un ragazzo di appena 16 anni. Quindi c'è questa simpatia nei confronti della Feralpi. Peraltro Pasini è stato eletto anche membro del consiglio direttivo, prima della C, quest'anno della B, quindi dimostra quanto sia visto, accolto e soprattutto stimato da tutto il movimento sportivo. Francesco, italiano. Dunque abbiamo visto, avete mangiato le arancine, adesso c'è una serata che vi aspetta, avete già dei programmi? Direi che stasera dopo le tre pizze che ci avete tirato ci andiamo a mangiare un bel piatto di cozze e non andrebbe male. Va bene, per poi ripartire. Salutiamo ora. Per ripartire domani? Ripartite domani? Noi alcuni partono stanotte, due partono stanotte, due ci fermiamo a dormire a Palermo, domani andiamo a mangiare a Mondello e va bene così. Va bene così, la nostra patria va conosciuta anche per questi valori. Bravo. Veramente. Va bene. Comunque complimenti vivissimi agli sportivi palermitani per come ci hanno accolto e vedremo di ricambiare la cortesia quando ci troveremo giocando in casa, in quel di Piacenza, perché sì. noi siamo sempre permanentemente in trasferta. A che punto è lo stadio? A che punto è i lavori allo stadio? E i lavori allo stadio non sono ancora cominciati perché purtroppo c'è un problema di viabilità. Noi Salò, sapete che è un paese di 10.000 abitanti che ha una vocazione prettamente turistica e di conseguenza potete immaginare per noi salodiani essere qui stasera dove un quartiere di Palermo fa 10.000 abitanti, certo, un rione. Va bene. E di conseguenza e viva lo sport, godiamoci il bello del calcio, di queste cose. Vi ringraziamo per l'opportunità che ci avete dato. Grazie a te Francesco. Grazie. Prego. No, grazie a voi per la disponibilità, tante buone cose a Palermo e un saluto da Salò sempre, buone cose. Grazie a Francesco Bocchio e adesso andiamo da Marco. Marco, visto come sono carini questi tifosi della Feralpi, certo, come no, è stato Salò, Marco. Proprio lui il tramite fra me e i tifosi della Feralpi. Cos'altro? Non abbiamo visto?
No, ho abbassato il volume perché intanto è iniziata Atalanta Monza, quindi Non si non finisce volevo mai. disturbare la Allora, diretta. io invece volevo partire da un messaggio che ha mandato un nostro telespettatore. Abbiamo sentito prima Gabriele Messina che diceva: ma attenzione, abbiamo sfidato la Feral Pisalò, forse non una squadra così tanto da temere. Che risposta daresti al nostro telespettatore? Ma mi risulta che Palermo stasera abbia fatto 3 punti e non 1,5. Posso essere d'accordo, questa sosta farà più bene a loro che a noi, però intanto mi porto i 3 punti e dicevamo, io, in tutta sincerità, ve l'ho detto prima della partita, quindi sono assolutamente in buona fede. Per me la Reggiana farà difficoltà a salvarsi, però mi risulta che oggi abbia bloccato la capolista in casa loro, quindi il pallone è Sì. veramente rotondo. Fatemi godere questa seconda vittoria di seguito. Fatemi godere questo periodo in cui parleremo di tutte quelle cose migliori che possiamo fare, perché attenzione, parlavamo all'inizio di qual è la squadra titolare. Due subentranti hanno generato assist e gol, quindi anche questa è una partita e la partita dura 90 minuti più recupero, quindi chapeau, perché onestamente Corini ha effettivamente fatto vedere che quello che ha detto lui in conferenza è realtà. Io mi godo i 3 punti. Cioè, la domanda è: per essere contenti questa sera doveva finire 6-0 K8? Cioè, fatemi capire quando noi dovevamo essere contenti. Il problema dell'anno scorso, signori, era la difesa. I centrali dell'anno scorso sono entrambi in Nato a panchina. spingere al massimo, Aspetta, mi piace aspetta, che c'è tanto Corini. l'appoggio che abbiamo avuto oggi, quello che è successo 2 giorni fa. Io penso che questa gente, quando ci spinge, ci sta vicino, veramente una risorsa in più. E noi dobbiamo promettere, prometteremo che daremo sempre il meglio, ma insieme possiamo diventare veramente forti. C'è stata una grande presenza di pubblico oggi appunto al Barbera, oltre 22.000. Siamo ancora al 2 settembre, non era scontato. Ricordavano i miei dirigenti che la campagna abbonamenti è ancora aperta, dunque stimolo i nostri tifosi a accompagnarci sempre di più. È uno spettacolo sentire la curva cantare tutta la partita, sentire la gente che spinge, che gode quando la squadra gioca bene, che fa gol. Questo è quello che vogliamo regalare tutte le volte, non sempre è possibile, ma ci lavoriamo e possiamo farlo spesso. È una contrattura all'adduttore, ha preferito fermarsi. Prenderemo un paio di giorni di recupero e poi faremo l'esame strumentale. Speriamo appunto sia solo una contrattura. Anche in questo senso la sosta arriva al momento giusto, diciamo. Sì, anche se ronda l'entusiasmo, insomma, è un precampionato lunghissimo dove ci siamo fatti veramente, non dico cosa, stando fuori 1 mese e mezzo. Adesso era anche il momento di giocare a calcio, ce ne hanno tolta una perché il campionato purtroppo non era ancora pronto, le 20 squadre. Però prendiamo quello che c'è da prendere, partirà qualche nazionale, lavoreremo per fare dei test, per lavorare bene, per recuperare Roberto, per recuperare Buttaro e di conseguenza pronti a ripartire con l'Ascoli. Brunori è uscito arrabbiato perché non segna, però, eppure il suo contributo lo ha dato. E poi un'altra domanda: quanto è importante non perdere il ritmo ora che c'è la pausa dopo le due vittorie consecutive? Sì, Matteo ha fatto bene, ha calciato in porta, si è reso attivo, l'ha fatto in tutte le partite, aveva fatto gol anche a Bari, poi se un ginocchio è fuori gioco, non l'ho ancora capito, però è normale che lui viva il gol, ma invece per me deve diventare grande sotto un aspetto dell'atteggiamento, il nostro capitano, di conseguenza anche se non ha fatto gol ha fatto una grande partita, ho risorse importanti davanti e 2 partite che non entra Mancuso, capite il valore del giocatore, Edo quando entra è sempre uno spettacolo, di conseguenza il livello è alto e dobbiamo spingere tutti verso una direzione unica. Posso chiedere di Stolaz, Eugenio, forse la prima vera partita da Stolaz. È un continuo stimolo che voglio dargli, penso che era la partita corretta e giusta, ha tirato fuori una grande prestazione, mi è piaciuto tanto in possesso, ma questo lo sappiamo, mi è piaciuto tanto in non possesso, ha tenuto alto il ritmo, è andato a pressare per tutta la partita, ha fatto un bellissimo gol, sono molto felice per lui perché so quanto ha sofferto l'anno scorso, anche nella parte iniziale, quando poi lo stavo recuperando ha avuto l'infortunio. Quest'anno ha iniziato, poi ho fatto un'altra scelta a Reggio, pensando anche a questa partita e si è fatto trovare pronto. Dunque, complimenti a lui perché ha fatto veramente una grande prestazione. Grazie, a dopo con Stulaz. Ok, allora rientriamo. Abbiamo sentito Corini anche sull'infortunio di Insigne. Speriamo veramente che non sia qualcosa di importante. E anche su Stulaz, ricordiamo che lui ha sempre speso delle bellissime parole nei confronti del centrocampista. Santino. Sì, perché lui ha sempre creduto al giocatore, alle sue qualità, ma lo stimola perché può dare di più e pretende di più da un giocatore che lo può fare. Per le qualità tecniche offensive si conoscono, deve migliorare la fase difensiva.
Ok, allora andiamo da Marco perché stava parlando prima. Marco Placente è ancora qui in attesa di Stulaz. Sì. E poi volevo sapere se c'è Vinny dallo Stadio Barbera che si è collegato, ma ancora non lo vedo sul monitor. Eccoli, aspettate un attimo. Allora Vinny, prima tu che sei viaggiante qui. Sì, buonasera a tutti quanti. Allora, per quello che mi riguarda i miei complimenti vanno a Corini. Dico... diamo a Dai, Cesare quel che è di Cesare qui... quando va attaccato va attaccato, quando vanno fatti i complimenti. Intanto è stato bravissimo anche a capire che c'erano bisogno di fare quei cambi verso poco più della metà del secondo tempo, mettiamola così, perché ha visto che la squadra stava cominciando più ad arrancare. La cosa che ho fotografato e che mi è piaciuta tantissimo, perché ricordiamo che tu sei lì per fotografare Vinny Orlando, ricordiamo, arrivi da Budapest per questo, fai il giro, c'è il tuo trolley con le macchine fotografiche che ti consentono di immortalare quello che accade in campo. Continua pure. Esatto, e la cosa che mi è piaciuta tantissimo fotografare, che mi ha veramente colpito, è stato che dopo il gol di Insigne, mentre tutti festeggiavano dalla panchina, Corini rimproverava un paio di giocatori del Palermo perché a suo dire in alcune occasioni non avevano fatto bene il loro mestiere a centrocampo e difesa. E sembra che questa cosa abbia funzionato perché uno dei rimproverati era proprio Stulaz, cioè evidentemente dico non gli ha fatto male, hai mettiamola capito? Così. Però ottima partita da parte di tutti, nessuno escluso. C'è stato un leggero calo, ma ripeto, il merito di Corini va che ha capito che c'è stato questo calo. Non è mai stato fermo un minuto l'allenatore della Ferrari Pisano era fermo, immobile. Corini era costantemente incazzato anche sullo 3-0. Non gli andava bene nemmeno il 3-0, lui voleva 70-0 probabilmente. Vabbè, ora l'abbiamo visto assolutamente soddisfatto. Vinny, si festeggia con una palinca stasera. Ne abbiamo già bevute 3 bottiglie prima della partita, quindi hai portato la palinca da Budapest? Sì, io ho un gruppo di amici qui, tifosi della Curva Nord, con i quali mi incontro. È una sorta di rito che noi facciamo. Immagino. Un'ora prima che io debba entrare per lavorare, ovviamente io bevo poco, loro bevono un po' di più. Questa volta non posso farlo vedere, ma sono in compagnia di mio suocero ungherese che è stato in Curva Nord. Se volete gli dico di venire in camera, ditemi voi. Sì, certo, puoi, come no? Ma Gere, parla l'italiano? Gere. No, parla nemmeno bene, inglese, però solo ungherese. La salutiamo dall'Ungheria, da Budapest fino al Barbera per vedere Palermo Feral Pisalò. Va bene, quindi... E che saltava e tifava. Ma se voi non avete provato la palinca, a questo punto consigliamo anche a Calaiò, a Santino Nuccio, di provare questo che è un super alcolico, assolutamente. Quindi, insomma, veramente... Super alcolici. Niente, non si può, gli sportivi non possono. Va bene, Vinny, alla prossima! Ciao, alla Grazie. Prossima, ciao. Allora Marco, adesso arriviamo da te. Visto c'era anche il tuo amico niente. Sì, lui gira più di me per questioni geografiche, ma però cioè... lui non è a tipo Travaglio, lui lavora. Esatto, è proprio lavoro, non a tipo. Infatti, no, dicevo che mi godo questi 3 punti, mi godo il fatto che 2 subentranti abbiano imbastito l'ultima azione, diciamo, dell'ultimo gol, che una persona appena arrivato abbia già segnato. E in tutta sincerità avremo difficoltà quest'anno a capire chi sono i titolari, perché abbiamo una rosa sicuramente di grande prestigio, e ricordo che stasera rispetto all'anno scorso c'erano 3 su 4 in difesa diversi. Ricordo che la coppia di centrali dell'anno scorso era Marconi e Nelcearu, che stasera erano in panchina. Il problema dell'anno scorso, ce lo ricordiamo tutti, soprattutto nella prima parte del campionato, è stata la difesa. Quindi permettetemi di dire, sono fiducioso, seguo quello che dice la società, voglio la Serie A, ci credo, ci spero. Ci speriamo tutti. Marco, quindi... allora aspetta, perché siamo in attesa di Stulaz, non vorrei che poi ci interrompessero. Ti chiedo, top e flop, il calciatore che hai visto meglio e quello che invece un po' ti ha deluso. Ma guarda, difficile.
difficile. Io se sui singoli ho preparato come diciamo le persone in studio, però onestamente io come collettivo, anche perché onestamente la fase difensiva non è che oggi sia stata testata più di tanto, ho visto bene un po' tutti e non mi sento di dire che è il peggiore. Mi sento di dire che per me un 3-0 è un risultato convincente, mi auguro di averlo ad ogni partita. E dicevo, come dicevo poc'anzi, la Reggiana ha fermato in casa loro la capolista, quindi rivaluto ancora di più il 3-1 che abbiamo fatto noi da loro. Quindi per me l'udienza è tolta e vi auguro una buona serata. Grazie Marco, Placente, nostro tifoso rosanero che vive a Milano. Alla ciao, prossima Marco. Adesso invece giro la domanda che ho fatto a Marco, anche a Santino e anche a Calaiò. Top e flop, chi il meglio e chi il peggiore in campo? No. Neanche peggio, tu ti senti? No. Non c'è stato? Anche perché hanno disputato niente tutti una buona gara. Dire Brunori è sbagliato perché ha creato, certo. ha avuto delle occasioni, non le ha sfruttate, però sì. Secondo me vanno tutti sentiamo bene. Sentiamo Stulaz. Sì, eccoci qua, siamo con Leo Stulaz, un attimo il tempo di microfonarlo, e arriva da noi, eccoci qui. Leo, ci racconti l'emozione, è stata immagino una liberazione col gol per te, che insomma, ha avuto anche momenti poco felici. Sì, no, sicuramente dopo l'anno scorso con le difficoltà che con la gamba che c'avevo il problema e tutto, sono molto felice per il gol, ma di più per la squadra, perché abbiamo fatto un'ottima partita e abbiamo vinto. Questo è il vero Stulaz, possiamo dirlo ai tifosi? Ma sicuramente ho fatto una bella partita, però il campionato è lungo e ci sono tante partite e dobbiamo continuare tutti così. Palermo è da tutti considerata una delle squadre favorite, è stata facile vincerla questa o l'avete resa facile, Leo? No, non è stata facile, tutte le partite sono molto difficili, il campionato di Serie B è molto difficile, lungo, quindi dobbiamo continuare così partita dopo partita. Stimolante per te avere tanta concorrenza adesso a centrocampo? È uno stimolo. Sicuramente è uno stimolo perché ti fa allenare meglio. E sicuramente ci sarà bisogno di tutti. Oggi è un centrocampo inedito, ti chiedo soprattutto come ti sei trovato a giocare al fianco di Henderson, che oggi hai esordito da titolare. No, con Henderson ho giocato anche a Empoli 2 anni, quindi lo conosco bene, è un giocatore importante, ma anche con Segre ci abbiamo i centrocampisti molto, molto bravi e dobbiamo solo continuare così. 22.000 persone, cosa vuoi dire, anche perché la campagna abbonamenti è ancora aperta, glielo ricordiamo. No, dei tifosi non posso dire nulla, già l'anno scorso, quest'anno sono veramente incredibili, sì, spero che ogni partita ci saranno sempre di più. Dai, siamo veramente contenti per Stulaz e siamo anche arrivati alla fine del nostro appuntamento, però non possiamo andare via se prima non sentiamo qualche altro nostro telespettatore che ha mandato messaggio. C'è Gabriele Messina pronto, ma prima top e flop di Calaiò. No, non c'è un flop, c'è uno che magari ha giocato un tantino meno bene. Chi è? Secondo me Aurelio, per me uno che ha fatto una buonissima partita da Henderson, al di là di Stulaz o di Francesco che è subentrato eccetera eccetera, però voglio premere Henderson perché lui ha fatto 20 minuti a Reggio fatti bene, oggi è partito dall'inizio, ha dato il gol ad Insigne che ha aperto la partita, si è visto sempre al centro dell'azione, ha dato quell'equilibrio che mancava, certo. Secondo me sentiamo Stefano Vecchi che è in mix zone. La sua valutazione però di questa partita che è sembrata anche con poca storia onestamente. Sì, è una partita difficile, è stata una partita complicata, ce la siamo complicata e purtroppo quasi chiusa subendo un gol ingenuo all'inizio del secondo tempo. Non siamo riusciti a riaprirla nemmeno con una palla davanti alla porta e quindi alla fine è logico che paghi la differenza di tasso tecnico, d'esperienza contro una squadra come quella del Palermo. Noi abbiamo bisogno di crescere, di migliorare e almeno di fare le cose normali, invece in questo momento qua ci complichiamo anche la vita.
cosa non è andato in questo inizio di stagione e quanto sarà fondamentale questa pausa, soprattutto per lavorare sulla testa dei suoi giocatori che ad un certo punto della partita sono sembrati quasi rassegnati. Beh, quando vai sotto ancora una volta così, è chiaro che non è facile stare in piedi. Dobbiamo cercare di, ripeto, di ricompattarci, di lavorare, perché ci sono tanti ragazzi che sono arrivati da poco, hanno bisogno di lavorare e soprattutto di acquisire una mentalità che noi comunque gli anni passati avevamo, e al tempo stesso chi è rimasto riuscire a trasmetterla. Invece stanno mancando entrambe le cose, quindi in questo momento bisogna cercare di riflettere su come trovare soluzioni a questo, a queste difficoltà. Trovare l'entusiasmo della promozione. Ma in effetti noi siamo partiti anche abbastanza bene, facendo una buona partita a Parma, una parte di gara importante con il Tirolo. Invece poi queste due gare abbiamo subito la forza delle altre squadre. Dobbiamo ritrovare tante cose che io so che la mia squadra ha, e mi auguro che riesca a tirar fuori in modo diverso rispetto a quello che abbiamo fatto nelle ultime due partite. Posso chiedere una battuta su questo gemellaggio, questa simpatia che è nata negli ultimi tre anni? Lei è la seconda volta che viene qui con la Feralpi, la maglia di del riscaldamento, insomma, con il pensiero rivolto a Falcone Borsellino, e anche il gemellaggio tra i tifosi. Ricordo quelle Feralpi Salò Palermo con le arancine, insomma, indimenticabili. Sì, è una bella cosa, è una bella cosa, una bella storia di sport, dovrebbe essere sempre così. Mi auguro la prossima volta però di venire a Palermo e vincere magari. Fra qualche punto. Ha ragione. Andarsene poi via con una sconfitta non deve essere semplice. Io vorrei ringraziare Pino Caracausi che ha lavorato in regia insieme a Marco Mancino, Piero Brignoli, Manfredi Bernardini. Ringraziamo anche Daniele Tomaselli, credo di non avere dimenticato nessuno. Gabriele Messina. Cinzia, vorrei solo chiudere con un messaggio che è arrivato da qualche tifoso. Dice bella prestazione, bella squadra, buona partita, ma lancio un hashtag: Brunori out. Da Corini out, adesso siamo a Brunori out. Quindi questo è giusto per farti capire un po' quella parte dei tifosi che non ha apprezzato particolarmente la prestazione del capitano. Grazie Gabriele Messina, grazie Santino Nuccio per essere stato con noi, speriamo di vederti ancora in studio prima della conclusione del campionato che è lunghissimo. Grazie ad Umberto Calaiò, ricordiamo domani sera lunedì sera, scusate, TGS Studio Sport con Giovanni Di Marco, che ringraziamo, che è stato alla Stadio Renzo Barbera e anche Mix Zone per le interviste, e quindi insieme Giovanni Di Marco e Umberto Calaiò per TGS Studio Sport, dove ci saranno i commenti, dove Carlo Brandaleone, dove si commenterà anche la Serie C e anche la sconfitta del Catania di ieri, il Messina che sta non giocando. Non abbiamo parlato, insomma, di tutte le altre siciliane. E grazie a voi che ci avete seguito. Adesso settimana prossima c'è la pausa, guarderemo tutti la nazionale e poi torneremo la settimana successiva, sabato 16 settembre per Ascoli Palermo. Grazie a tutti e buona serata.